mano la morta non i pia, ma non titto l'assa. La facciamo noi, mangia pane a tradimento, maledetto il tuo momento. Ma era la sorte della terra mia, poca non te ne chiui l'albero di Eulia. Ma era ci vende naro, l'anima se vende, e vedeva la terra invece se la difende. Capelli sordi, traditi la terra voscia, per sette generazioni cugliti solo maledizioni, ma belli figli osci, se puliti tu. Allora, buonasera, apriamo quindi i lavori di questo convegno dopo aver visitato i due campi sperimentali. Questo convegno è il prosieguo di un altro che abbiamo avuto qualche mese fa, sempre qui a Galatone, in questa sala, era settembre 2017, quando venne il segretario della task force Gianluigi Cesari, che salutiamo, oggi non poteva venire per problemi di impegni istituzionali, e in quella sede noi abbiamo presentato i 27 progetti che sono stati finanziati per la cura degli oliveti colpiti dal disseccamento e anche dal batterio. Quindi in conseguenza di quell'incontro, in linea sempre con l'indirizzo politico di questa amministrazione, che diciamo è improntata più alla cura e al salvataggio degli ulivi finché possibile, piuttosto che abbracciare in toto le sradicazioni, le eradicazioni e i reimpianti. Questo perché noi pensiamo che oggi salvare l'uliveto autoctono salentino significa rispettare l'articolo 9 della Costituzione, che lo enuncio così come recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Quindi in effetti in questo articolo 9 si trovano concentrati due momenti principali anche della battaglia che molti cittadini hanno iniziato 4 anni fa. Noi abbiamo sempre detto che la ricerca deve essere aperta a 360 gradi piuttosto che confinarla solo da alcuni istituti di ricerca. E anzi, noi diciamo l'opposto di quello che ci hanno sempre detto, che noi siamo contro la scienza. No, noi abbiamo sempre richiesto che accanto alla scienza delegata per legge ci fosse anche l'altra scienza, o anche gli altri scienziati che portano avanti i loro studi, che coadiuvano e in certo senso potessero anche controllare il lavoro fatto da altri scienziati, perché nel mondo scientifico io mi sono avvicinato a questa vicenda diciamo da 4-5 anni, mi sono accorto che effettivamente tra scienziati c'è una verità scientifica, è una verità scientifica, uno riporta una tesi, la tesi viene valutata da un comitato tecnico, quindi c'è un protocollo da seguire e quindi anche gli scienziati spesso possono anche dire delle cose che poi non sono vere o non possono essere dimostrate, o c'è un altro comitato di scienziati che smentisce, quindi è normale, è nella dialettica scientifica che accade anche questo. Quindi confinare la ricerca solo ad alcuni istituti per noi era contro la scienza, invece noi abbiamo sempre detto di un'apertura a 360 gradi. Non mi dilungo molto perché voglio che voi facciate tutte le domande che i due esperti, i due ricercatori, che io ringrazio e do il benvenuto insieme a tutti voi alla nostra città. Noi come amministrazione diamo il benvenuto a tutti coloro che vogliono salvare i nostri ulivi secolari, questo l'abbiamo sempre portato avanti. Noi consideriamo gli olivicoltori, nostri olivicoltori, non solo produttori di olio, ma sono custodi del paesaggio. I nostri olivicoltori, e questo è che la politica non ha capito, ha lasciato, lo sbaglio grave è stato quello di aver lasciato le migliaia di piccoli proprietari olivicoltori da soli, allo sbando, tanto non c'era più nulla da fare, abbiamo di fronte un nemico invincibile, quindi inutile perdere tempo, andiamo avanti così, fra 4-5 anni sradichiamo tutto e reimpiantiamo. Ecco, per noi questa è una vera follia e noi abbiamo sempre pensato che la politica avrebbe dovuto dare delle risposte integrate, perché il problema è integrato, non è solo un problema di olivicoltura, è un problema di tutela del paesaggio, un problema che riguarda anche gli aspetti turistici, della salute, della biodiversità e anche del discorso economico dell'olivicoltura. Quindi il discorso deve essere ancora affrontato in modo integrato e non come è stato fatto finora solo con un dogma da seguire
che era quello del reimpianto, così come viene proposto. Tra l'altro, se vogliamo proprio spaccare il capello in quattro, il reimpianto significa di varietà tolleranti, significa convivenza col batterio. Quindi, se dovessimo parlare di convivenza, ben venga la ricerca che cura la pianta e convive col batterio, cioè tra le due, se possibile. Preferiamo la cura e salvare la pianta piuttosto che sradicarla con delle piante che poi si ritrovano, potrebbero ritrovarsi anche loro col disseccamento o col batterio. Un'ultima cosa, io ho sentito molte, lo dico da politico, io sono consigliere comunale di Calatone e ho la delega all'agricoltura, lo dico da politico, non accetto più, questa cosa la dico soprattutto dopo aver ascoltato la trasmissione di tre, quattro giorni fa, Telenorba, in cui per l'ennesima volta c'è chi davanti a un mezzo potentissimo che è la televisione, potrebbero essere anche i giornali, io non accetto più che si continui ad attaccare il nostro territorio, che c'è chi alimenta una specie di guerra tra territori, tra il nord barese che dovrebbe ribellarsi con i salentini che non hanno temperato alle richieste di eradicazione perché non hanno fermato. Se dovessimo entrare in questo discorso, io vi assicuro che è una giungla, perché nessuno può sentirsi esente da colpe. Io dico semplicemente perché, per esempio, non è stato sradicato nell'immediato il primo focolaio di Gallipoli e invece è stato lasciato lì. Non c'era nessun movimento di cittadini, ancora non era nato, c'erano delle associazioni che già avevano percepito il problema parallelo al batterio. Però non c'era nessun movimento di massa che si era opposto e che si poteva opporre. Si poteva tranquillamente, se fosse vero tutto quello che ci hanno raccontato, che con l'eradicazione si risolve il problema xylella e diffusione dell'epidemia, non capisco perché le autorità di 4 anni fa, ma forse stava prima pure il batterio, non si sa, sì, forse, diciamo, però ufficialmente ci hanno detto che nasce il problema ad ottobre 2013. Benissimo, perché allora in pochi giorni o in poche settimane non è stato sradicato quel focolaio? Ecco, se, ripeto, questo è un discorso che se dovessimo affrontarlo finiremo domani mattina. Allora io dico semplicemente più rispetto per i proprietari salentini, più rispetto per i cittadini che chiedono solo una apertura della scienza a 360 gradi. Qua non c'è nessun complottista, nessun negazionista, le cose le vediamo, diciamo pure che è un'operazione un po', diciamo, da un punto di vista mediatico, di divulgazione delle notizie, un po' delinquenziale, no? Associare il disseccamento alla presenza del batterio. Diciamo, dovremmo anche andare a vedere l'epidemiologia degli alberi che sono colpiti dal disseccamento, perché gli esami dicono pure che ci sono alberi che seccano e che sono negativi al batterio, alberi invece che stanno bene, che sono positivi alla presenza del batterio, però stanno bene. Quindi è un discorso molto complesso, lasciamolo da parte, dico semplicemente più rispetto per i cittadini e più rispetto per le migliaia di olivicoltori salentini che sono stati lasciati allo sbando in questi 4 anni. Grazie, io lascio la parola ai due esperti, il professore Mario Scortichini del CREA di Roma e Caserta e il professore Francesco Paolo Fanizzi dell'Università del Salento, che hanno coordinato. Alla mia sinistra c'è Antonio Colopi che è uno dei proprietari dei due campi sperimentali, e i due professori hanno coordinato la ricerca che ha avuto una validazione scientifica, quindi ce lo dicono loro, ce la presentano loro questa ricerca. Allora, dopo la loro presentazione possiamo ascoltare tutte le vostre domande. Grazie. Buonasera a tutti, io ringrazio il Comune di Calatone per l'invito, per la fattiva collaborazione nell'organizzare questa giornata. E devo essere sincero, io avrei pochissime cose da dire, se non che ho preparato questa presentazione e credo magari la vogliamo vedere insieme velocemente, perché mi ritengo già soddisfatto dei sopralluoghi, chiamiamoli così, fatti qualche momento fa, in campi che non sono sperimentali. Quello che vedrete dopo è un campo sperimentale, significa sono state fatte tutte quelle cose che poi vedremo in dettaglio. Questi sono campi dimostrativi, dove nello scorso di un anno o due è stato, come avete visto, inserito un protocollo ex novo, indipendentemente l'una dall'altra azienda, con il fine di vedere se
si poteva convivere con il problema. Vedremo anche di chiarire questo concetto di coesistenza o convivenza, perché è importante, perché tutte le malattie delle piante arrivano a questo connubio finale. Cioè, in molti casi il patogeno non scompare mai dall'area e sicuramente in questo caso sarà così. Il futuro del Salento dovrà necessariamente fare i conti con questi disseccamenti, per cui è bene attrezzarsi a questo scenario che è già cambiato, lo vedete sotto i vostri occhi. Io vado avanti e nel titolo già vedete un discorso molto importante: studi interdisciplinari significa che a parte diverse istituzioni, ma diverse discipline scientifiche che operano in campi paralleli ma non necessariamente lo stesso, hanno contribuito indipendentemente l'uno dall'altro a verificare chi l'efficacia in vitro, chi la sistemicità, chi la concentrazione di ioni e rame nella pianta, chi prove di campo, chi analisi molecolari, ripeto, senza che ci fosse una relazione di sequenziale, hanno collaborato ognuno per la propria parte a mettere insieme questa esperienza. E siccome le singole esperienze indipendenti, ognuno coinvolgeva verso la determinazione di un'efficacia di questo protocollo, allora ci siamo sentiti confidenti di dare luogo alla pubblicazione e quindi di parlarne. Questo è un aspetto da non trascurare, perché è anche una rarità nel mondo nostro. Probabilmente uno non se ne rende conto, ma sottolineo che questo approccio è piuttosto unico, mettere insieme quindi più competenze per lo stesso fine. Non a caso vedete 21 autori con tante istituzioni scientifiche, sia nazionali, in particolare l'Università del Salento, qui a fianco a me c'è il professor Fanizzi, che ci dirà poi in dettaglio una parte importantissima che è stata effettuata nel suo dipartimento, che è quella che è consistita nel verificare la sistemicità del prodotto. Questo è un altro aspetto fondamentale, e la capacità del prodotto stesso di rilasciare questi ioni efficaci verso la xylella. Ecco, iniziamo. Questo è il titolo della rivista, vedete, Fitopatologia Mediterranea, una rivista specializzata internazionale del settore della patologia vegetale, appunto, che ha una lunga tradizione decennale. Diciamo due parole tanto per spiegare come avvengono queste pubblicazioni. Tu raccogli i dati, li sistemi, li organizzi in un lavoro e li mandi a varie riviste. Ovviamente, trattandosi di una malattia delle piante, abbiamo scelto di indirizzarla verso una rivista che si occupi specialisticamente di questa cosa. Dopodiché non viene accettata e basta, non è sufficiente, viene mandata a degli esperti del settore internazionali che valutano la pubblicazione stessa, fanno delle osservazioni alle quali tu devi rispondere. Vi posso dire che c'è stato degli approfondimenti, sono state richieste di fare delle aggiunte, delle cose, come è normale in questi casi, per cui quando esce fuori il lavoro è stato revisionato da questi esperti oltre che dall'editore. Quindi diciamo sono stati superati tutti i controlli di fiducia, ovviamente relativi a quel singolo esperimento, che ne garantiscono la validità. Ormai ponete attenzione sul cerchietto, vedete? Sì. Ecco qua, che quella lì indica Costa Rica, perché? Perché probabilmente, per quanto se ne sa finora, l'introduzione nel territorio del Salento di questo Xylella fastidiosa è avvenuta probabilmente con piante ornamentali importate dal Centro America, con molta probabilità dal Costa Rica. Dico un'altra cosa importante, c'è qualcuno, a mio avviso con anche cognizione di causa, come diceva anche Crocifisso prima, che pone quantomeno l'importanza sul fatto che non sia solo xylella l'agente causale della malattia. Ci possono essere dei fattori predisponenti, un terreno stanco, un
una qualche carenza di microelementi, potrebbero essere anche di altri funghi patogeni, però il sottoscritto e diciamo chi ha voluto collaborare a queste ricerche ha ben chiaro che il discorso da dover affrontare, il campo di gioco su cui si svolge la totalità dei nostri incontri o scontri, come li vogliamo chiamare, è verso Xylella fastidiosa, perché è questo patogeno che è regolamentato dalla legislazione europea e quindi se volessimo andare a incidere, e questo è il nostro auspicio, lo diciamo da subito, questo studio almeno per me ha voluto significare anche la possibilità di andare a dire signori, per motivi evidenti che adesso vi enuncerò qualcuno, in una situazione di focolaio non iniziale ma già esteso a 8.000 ettari quando ce ne siamo accorti, togliere tutti questi alberi ha poco senso da un punto di vista epidemiologico e scientifico. Ha efficacia l'eradicazione su colture erbacee dove tu puoi sospendere su un pomodoro, una patata, puoi sospendere per 2-3 anni la coltura, la sostituisci con altra, in questi 2-3 anni il patogeno lo azzeri, lo elimini anche dall'aria, è successo. L'eradicazione è successo sul pomodoro, su anturio, su piante ornamentali, ma sono piante facilmente gestibili e soprattutto non impattanti sul paesaggio, sulla storia e sull'ambiente. Con le culture arboree, come vedremo, non è così semplice. Può aver luogo quando tu te ne accorgi, vogliamo dire un mese dopo, vogliamo dire 5 mesi dopo che è entrato il patogeno. Allora tu trovi un ettaro, 10 ettari, 50 ettari di piante infettate, fai un sacrificio e ci togliamo e lo estirpiamo. E quando, come quando ci togliamo una ciste, una allora può valere il sacrificio quando siamo in una situazione iniziale. Ma quando te ne accorgi anni dopo, ottobre 2013, probabilmente il batterio stava lì da almeno altri 5-6 anni prima, su 8.000 ettari, per ammissione di chi l'ha trovato. Cioè ce ne siamo accorti quando già c'era su 8.000 ettari. Allora in questi casi, come vedremo in altre esperienze, andare a togliere questo inoculo è praticamente impossibile. Ecco che allora tu devi necessariamente pensare, questo è io 33 anni che faccio questo lavoro, devi necessariamente pensare a soluzioni alternative, perché il togliere tutte queste piante ha poco senso e lo abbiamo visto. Questo per esempio, vedete, è efficace l'eradicazione per le epidemie delle colture arboree. Questo è un recentissimo studio fatto in Brasile, molto approfondito, dove loro hanno effettuato, questo è il batterio che colpisce gli agrumi, è un altro patogeno da quarantena. Se dovesse entrare in Sicilia, in Calabria, dove coltivano gli agrumi intensivamente, scatterebbero le stesse misure che sono scattate per Xylella. C'è una piccola differenza, piccola tra virgolette. Questo qui è un patogeno specifico, cioè attacca solo gli agrumi. Noi abbiamo visto che la sottospecie Paucar non colpisce solo l'olivo, sta insediata su tante altre erbe spontanee, altre culture minori per l'area, mandorlo, ciliegio, lo stesso leandro. Allora c'è un altro aspetto che va sottolineato, cioè dobbiamo togliere la cultura principale che ci fa reddito, ma non togliamo il batterio dall'area, perché questo sta anche sulle piante spontanee. E allora se uniamo l'uno all'altro diventa quasi un non senso scientifico. Ecco che avvalora anche quest'altra circostanza il discorso di pensare a misure alternative. Ma vediamo com'è andata. Qui vedete questo bel grafico, eh? Qui ve lo sintetizzo. Praticamente hanno effettuato situazioni forse ancora più stringenti di quelle della Xylella, cioè vale a dire, se in un agrumeto c'era una branca malata, estirpavano tutto l'ettaro e gli hanno dato così giù per 10 anni. E in effetti vedete sugli agrumi un patogeno monospecifico che attacca solo gli agrumi, il livello della malattia si è azzerato quasi. Ma che è successo quando hanno detto, beh, caspita, è 10 anni che tagliamo tutto, adesso ce ne siamo liberati, sospendiamo? Ecco, in 3 anni è subito risalito su. Questo perché? Perché ma non è che cioè, uno ce l'ha con qualcuno, è proprio la scienza, cioè con le piante arboree
il batterio non sta solo sulla pianta, sulla parte malata, magari ti arriva nelle radici, ti arriva in un settore di pianta che tu pensi che non ci sia e sta lì. Quando tu non lo togli più, questo ricomincia a moltiplicarsi. Questi sono presupposti scientifici, secondo me, da tener conto. La stessa cosa in Florida, sono partiti decenni e decenni prima sulla stessa malattia. Qui questa è la situazione della Florida, più grosso modo è un po' l'area del Salento, qui vedete tutto rosso e i focolai che mano a mano si ingrandiscono, anche qui gli americani hanno detto tagliamo tutto, però alla fine dopo decenni e decenni, guardate qui i soldi che hanno speso, alla fine ecco, dopo uno studio prudente, quello che inizialmente sembrava una corsa in favore delle recreazioni è al momento un piano considerato, ben considerato, che prende in considerazione la necessità di contenere la malattia che comunque si diffonde. Allora, e vediamo ai presupposti su cui si basano le prove di campo. Ecco, a che cosa servono queste prove di campo? Cioè noi dobbiamo individuare uno strumento. Tra gli altri, nessuno ha mai detto che con un prodotto risolvi una situazione, non è mai esistito nessuna malattia delle piante, sono una serie di prodotti, di strategie, di tecniche agronomiche che vanno messe insieme e che ti danno quella confidenza nel ridurre l'inoculo della malattia, per cui tu vai avanti. Quindi lo strumento è per il controllo, è anche qua, ma non scompare il batterio dalla pianta col trattamento, ma chi l'ha mai detto? E ciò non è possibile, ma chi ha il vigneto e va a fare i trattamenti con la peronospora, ma che pensa che dopo che ha dato i rameci o gli altri, il fungo non esiste più? Il fungo sta lì, ma sta a un livello basso, per cui la vigna fa il grappolo, raccolgo, faccio vino e vado avanti, e così ogni anno. Questo è il controllo, questa è la cura. L'eliminazione delle malattie, ma da noi stessi, da tutti gli esseri viventi, è impensabile. È impensabile, ma nessuno l'ha mai detto, nessuno ha mai detto che... Guardate che io sto dicendo cose proprio scontate, che io resto sorpreso di come possono essere malinterpretate. Io non ho mai avuto la pretesa di dire fate il trattamento e scompare il batterio, ma chi l'ha mai pensato? Non è proprio possibile, però è possibile mettendo insieme una serie di cose ridurre, come avete visto oggi pomeriggio, portare una pianta che era data per morta, farla riprendere. È faticoso, questo sì, questo dobbiamo dircelo subito, qui deve cambiare l'approccio, lo scenario è cambiato, non si può più stare a guardare e sperare. Io già l'ho detto in campagna, lo ridico qui, i nemici grossi qui sono due, il batterio dentro la pianta e i vettori nelle piante spontanee. Se io faccio solo il trattamento ma non tolgo le erbe da adesso, anzi da fine marzo per tutto giugno-luglio, può servire a poco. Questo è bene e capisco che tutto questo è un costo, nessuno lo nega, però queste sono cose che almeno le dobbiamo sapere. Poi se qualcuno ci dà una mano con gli incentivi, tanto di guadagnato, però io lo devo avere ben presente che lo scenario è cambiato, devo mettermi su un'altra prospettiva. Va bene, le prove di efficacia almeno 2 anni, non abbiamo fatte 3, il risultato finale è un prodotto calibrato in grado di ridurre la presenza del batterio nella pianta. Devo sapere che se somministro quel prodotto a quella dose, in quel periodo dell'anno ottengo, e quello è quello che noi abbiamo fatto. Ecco, da dove siamo partiti? Questo è importante, cioè è stato scelto questo prodotto perché c'è un presupposto scientifico. Non è che ho scelto il prodotto così perché la ditta questa o quell'altra. Ci sono degli studi di base, questo è il nostro lavoro. Se non facciamo tesoro dell'esperienza altrui, non è che ogni volta possiamo ricominciare da capo. Allora, se autorevoli scienziati americani mi dicono che lo ione zinco e lo ione rame sono quelli più efficaci nel ridurre la presenza di xylella fastidiosa nella pianta, e io mi devo rivolgere ai prodotti che contengono rame e zinco. Dice sì, ma ce ne stanno tanti, e qui è un altro aspetto che adesso andremo a vedere. Questo non è il prodotto similare che probabilmente avete letto nelle interviste di questi giorni, cioè questo è un prodotto brevettato. Tra l'altro, non lo sapete, ma voi avete in sala l'inventore del Dentamet. Io
invito Yoram ad alzare, can you stand up, perché è una persona molto riservata, era qui perché dovevamo fare un incontro a livello regionale che poi è stato rimandato, ma essendo una persona seria e sapendo dell'invito aveva già fatto il biglietto, per cui comunque è contento lo stesso di stare con noi. È israeliano, certo, è un israeliano che ha lavorato al Volcani nel passato, anche col Ministero della Difesa, israeliana nel settore chimico-batteriologico, adesso da diversi anni a questa, per cui lui mettono a punto questi prodotti e li brevettano, è un brevetto internazionale, e vedremo qual è la differenza tra i prodotti similari, cioè buttare così quelle interviste non funzionano per tutto prodotto similare non significa nulla, tutte sono macchine, poi c'è la 500 con tanto di rispetto di 500 e c'è la Ferrari, sono due macchine ma fanno due cose diverse. Allora che ci dice questa ricerca? Ecco, qui ci dice che all'aumentare della dose di rame diminuisce la capacità di formare, vedete che aumenta il rame, a una certa soglia crolla praticamente, il batterio non cresce più, va bene? La stessa cosa per lo zinco, a una certa soglia qua ND non detected, non c'è. Allora dice, beh, allora vediamo se questo prodotto brevettato in questo modo funziona, utilizziamolo, andiamo avanti. Ecco, e qui c'è proprio l'incipit. Questi due ricercatori, Navarrete, soprattutto della Fuente, che è il coordinatore, hanno messo in relazione, e qui dicono una cosa importante, che io non so, forse non l'hanno letto, queste non sono parole mie, ma sono parole di questi ricercatori, che dicono che praticamente la manipolazione dei livelli di minerali nelle piante potrebbe essere una strategia di controllo di controllo per le malattie. Cioè, avete capito dove stiamo andando? Il futuro sarà questo. Il futuro sarà quando si andrà a regimi di equilibri tra tecniche agronomiche, principi attivi. La nutrizione minerale delle piante avrà un valore fondamentale. Questi già ce lo dicono. Guardate che con Xylella, se tu sai dosare bene certi elementi, e sono il zinco e il rame, tu probabilmente riesci a disease management, ma che sarebbe il controllo della malattia, non lo dico io, lo dicono i famosi americani. Va bene? Allora, questi sono i presupposti che, insomma, e veniamo, questo è il prodotto, brevetto internazionale, e cosa è stato fatto? Qui brevemente, saggi sull'efficacia battericida del prodotto, cioè è stato verificato se funziona in vitro verso Xylella. Saggi anche in pianta, lo vedremo brevemente, questi sono stati fatti negli Stati Uniti. Ma come va negli Stati Uniti? Perché? Perché all'inizio noi non potevamo lavorare in Italia, nessun laboratorio al di là di qualche gruppo pugliese poteva manipolare il prodotto. Abbiamo mandato il batterio, abbiamo mandato il prodotto al collega cinese americano, è più di 30 anni che sta in America, che è uno dei pochissimi, se non l'unico batteriologo, e anche qui c'è da dire che è un collega, quindi un batteriologo che si occupa professionalmente e con continuità di Xylella, per cui siamo tranquilli che l'ha fatto la massima persona al mondo che ha esperienza col batterio, è chiaro? Lì non hanno la pauca perché è un batterio da quarantena, quindi ha utilizzato comunque Xylella fastidiosa e va bene. Capacità sistemica del prodotto all'interno dell'area, e questo è il trucco che ovviamente il dottor Savion non ci dice perché è un brevetto, ma noi l'abbiamo scoperto, cioè la bontà del prodotto al di là dello zinc e rame è che questo entra dappertutto nella pianta, adesso lo vedrete, e questo è stato fatto dall'Università del Salento, questo studio fondamentale per questa ricerca. Capacità di rilasciare zinco e rame, verifica in 3 anni, rilievo riduzione della carica del patogeno, vedremo tutto questo, abbiamo verificato lo stadio fisiologico dopo i 3 anni, cioè se tu hai dato queste damaste piante stanno bene? Che fine hanno fatto? Ci sono parametri che misurano queste cose? Abbiamo visto anche questo. Zinco e rame, tu dai zinco e rame, ma poi io faccio l'olio, ci va nella drupa, nel frutto, nell'oliva lo zinco e rame che tu hai dato? Non ci va, resta lì confinato, per cui l'olio che tu tiri fuori dagli alberi trattati in questo modo non ha zinco e rame, ce l'ha tanto quanto gli alberi non trattati.
E vabbè, poi abbiamo visto il discorso dell'endoterapia. Questa è la prova in vitro, vabbè, qui non si vede male, ma insomma qui si vede l'allone di inibizione del prodotto, vedete qui non cresce xylella, tra l'altro lo sapete, si chiama fastidiosa perché è una crescita molto lenta. Per vedere queste striscette che sono i batteri che crescono ci si mette anche 3-4 settimane, quindi è proprio un patogeno, almeno sul piastra, molto lento. Questa è sempre la prova che ha fatto il collega americano, cioè, guardate che lui è andato lì, il problema è su mandorlo oltre che su vite, su agrumi, su... andare a prendere queste foglie attaccate da xylella in California, vedete qua ci sono le diluizioni, una 10, una 100, una 200, e le ha immerse in soluzioni decrescenti del Dentamet, le ha tenute o 15 minuti o tutta la notte, e poi con i saggi molecolari e gli isolamenti è andato a vedere se cresceva o no xylella rispetto ovviamente alle piante non trattate. Ebbene, già a dose di 1/100, cioè già diluito 1/100, inibiva la crescita del batterio soltanto avendo immerso queste foglioline nella soluzione per 15 minuti o tutta la notte, quindi ha una capacità di entrare dentro e di pulire la pianta molto forte. Presupposti scientifici li abbiamo, ecco, questo ormai lo sapete, dove vive il batterio vive all'interno dello xylella, queste sono queste massarelle, questi tappi, è il proliferare del batterio che quindi occlude i vasi, l'acqua non passa più e la pianta dissecca mano a mano. Questo vedete nella vite, nell'oleandro, sempre la stessa storia. E questa invece è una bella foto fatta anche qui dal gruppo in un altro lavoro, non il nostro, dove fa vedere, penso per la prima volta o per le primissime volte, questo è xylella fastidiosa e questo è un elemento del legno, dello xylema, dell'olivo. Eccolo qua, questa è xylella, ovviamente in uno stadio iniziale, che qui non prolifera, però eccolo qua. Va bene, quindi il bersaglio qual è? Dove dobbiamo andare noi con questa roba a snidare e a vedere se... Qua, dobbiamo essere capaci, abbiamo visto che funziona, ma è capace questo prodotto di arrivare qua? Perché è lì il punto, ci arriva? Chi ce lo dice? Ecco dove sta, no? Sta dentro questi sono i vasi, quelli che avete visto nelle fotografie sono rappresentati qua. Questo è il sistema di traspirazione dell'acqua che fa vedere che se tu mi occludi una parte qua può seccare tutta quella sopra, perché è tutto in collegamento, c'è una colonna d'acqua che parte dalla radice alla chioma, c'è una pressione negativa molto forte, per cui se io interrompo questa catena capillare di acqua, di goccioline d'acqua, la pianta secca e il batterio va, eccolo qua, vedete, va a interporsi qui dentro. Eccolo qua, lo studio anche qui effettuato da colleghi del professor Fanizzi, esperti botanici e di microscopia confocale, dove vedete tutte... Io qui ho messo in grassetto quello che ci interessa a noi, l'oxilema secondario, i fasci xilematici, l'oxilema. Qui riconoscete le sigle SX e andate a vedere, per esempio, questa è una foglia. Tutta la parte verde è quella che si vede, è impregnata del prodotto insieme a un colorante. Significa che quando qui nella nebulizzazione della chioma io somministro questo prodotto, che non è colorato, ma ci aggiungo un colorante e faccio la differenziazione tra quando metto solo il colorante e lo sommo al prodotto, ottengo questa colorazione. Vedete i fasci xilematici come sono impregnati, cioè arriva dappertutto. E lo stesso tu lo trovi nel picciolo, nel peduncolo, ma anche nel ramo di 2 anni, di 3. E queste qui addirittura, questo ha sorpreso anche i colleghi del professor Fanizzi, perché va a prendere proprio i nuclei, cioè arriva dentro il nucleo di queste cellule, cioè ha una capacità e qui è il discorso della differenza, cioè il brevetto è in questo. Questi ioni rame, questi ioni zinco arrivano nella pianta in maniera sistemica, in un modo molto efficiente. Dici, ma come l'hai misurato? Ecco, non è che è stato, adesso lascerò la parola a Franco per quanto riguarda la parte della... Qui vedete la differenza, quando tu metti solo il colorante, questo è il punto di iniezione al tronco dove è stato messo Dentamet
con la safranina che è il colorante o solo il colorante, e ovviamente è più colorato, vedete che qui siamo a livello zero, sia il colorante oppure insieme al dentamate sono belli colorati. Ma che cosa succede a 40-80 cm d'altezza? Cioè la pianta mi ha assorbito questo colorante e me lo sta trasportando nell'albero. Vedete che quando c'è solo il colorante è molto fioco, quando c'è il prodotto, il dentamate, guardate quanto è più fluorescente. E questi sono i rilievi statistici effettuati su queste misurazioni. Che significa? Significa che mentre un colorante da solo arriva a un certo livello, se io ci aggiungo il prodotto, siccome è molto sistemico, il colorante arriva più in alto, e chi me lo porta dentro è il prodotto stesso. È chiaro? Prima abbiamo visto come arriva dappertutto, in quest'altro modo abbiamo visto come trasloca in maniera molto efficiente e quindi mi va a pervadere tutto il sistema xilematico. Ecco, questa è la parte, una delle parti fatte dal professor Fanizzi. Io lascio un attimo la parola a Franco perché è lui l'esperto. No, grazie Marco, ma semplicemente noi abbiamo fatto un lavoro di servizio, come molti dei colleghi avete visto in questo macro gruppo. La scienza oggi dovrebbe andare in questo senso, cioè diverse competenze che servono a studiare e capire problemi complessi, e questo è un problema complesso, quindi va studiato anche con tutta la tranquillità del caso. Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto, la tranquillità del caso. Abbiamo fatto semplicemente delle analisi chimiche, noi siamo chimici, quindi diciamo, non ci siamo fidati degli aspetti metodologici, semplicemente perché come tutti i colleghi in ambito accademico, quando andiamo a vedere con chi collaboriamo, vediamo che produzione c'ha, quindi di cosa si è occupato prima, come l'ha fatto, se l'ha fatto bene. Quindi nel caso di Marco c'era questa aspettativa anche di collaborazione che non è andata poi delusa. E poi c'è anche un altro aspetto che vorrei sottolineare. Nel mio laboratorio, che è un laboratorio di chimica generale dell'Università del Salento, proprio i miei collaboratori, quando si è affacciato il problema della xylella, dicevano: ma professore, ma noi niente possiamo fare. Qui c'è stata veramente una cosa, oserei dire, commovente, nel senso che pur non capendo nemmeno qual era la complessità del problema, tutti si sono messi a disposizione per offrire il loro contributo. Quindi qual è stato il contributo nostro? Il nostro contributo in questo lavoro particolare è stato quello di andare ad esaminare gli ioni metallici avversari, gli ioni metallici della cui efficacia vi ha mostrato prima Marco, a bersaglio, quando e come si propagano nel sistema xilematico. Quindi tutto questo è stato fatto, i grafici sono anche evidenti. Quando c'è la presenza del dentamate, chiaramente la traslocazione degli ioni metallici avanza più che quando non c'è il composto. Questo perché? Perché il dentamate è un chelato di questi ioni metallici. Noi tra l'altro ci occupiamo di interazione di ioni metallici con sistemi biologici, e quindi è stato un invito a nozze da questo punto di vista poterci occupare di una cosa del genere. Esiste anche un consorzio di chimica dei metalli dei sistemi biologici nazionale che unisce 22 università, di cui io sono l'attuale presidente. Quindi questa è stata una occasione di verificare in campo come poi i chelati metallici in realtà producono effetti che gli ioni metallici semplicemente in soluzione acquosa non producono, e questa è uno degli esempi da citare agli studenti nei corsi di bioinorganica, questo dal punto di vista strettamente accademico. Poi abbiamo visto che effettivamente andavano le cose come ci si aspettava. Noi abbiamo avuto anche un altro compito, perché noi disponiamo, ecco, al contrario degli agronomi e dei fitopatologi che devono vedere in campo i risultati, e questo è stato un esempio, perché se andate a vedere in letteratura, ci sono circa, se uno fa un incrocio tra xylella e ci mette Italy, in modo che almeno dentro ci sia un gruppo italiano di quelli che hanno collaborato, vedete che ci sono poco più di 60 lavori. Ecco, di quei 60 lavori in campo sono veramente pochi, oserei dire che questo è l'unico
lavoro fatto in campo. Ecco, noi come chimici abbiamo la possibilità di vedere le variazioni molecolari che avvengono nella pianta e queste le vediamo anche in tempi molto brevi. Per cui precedentemente noi avevamo già pubblicato un lavoro insieme in cui noi avevamo visto con i sistemi della risonanza magnetica nucleare che effettivamente l'effetto del Dentamet c'era. Abbiamo visto che però era un effetto che doveva tener conto intanto della cultivar, soprattutto del grado di batteriosi che c'era già nelle piante, e questo l'avevamo anche pubblicato anche lì con un lavoro che era stato, diciamo, aveva passato tutti i vagli scientifici dei quali ha parlato Marco e che adesso fa parte ormai della letteratura scientifica. Quindi questo aspetto, io mi fermerei qui, lascerei poi Marco andare avanti, è semplicemente da citare come un'esperienza di una collaborazione tra diverse competenze scientifiche che è la chiave vincente per risolvere problemi complessi. Oggi abbiamo a disposizione tecnologie molto, molto evolute, sistemi molto complicati, molto complessi, che hanno necessità di specializzazioni molto specifiche per poter essere utilizzati, ma possono dare dei risultati. E in questo caso penso che si tratti di uno dei risultati appunto attesi. Grazie. Sì, sottolineo che queste analisi sono molto sofisticate, il professor Fanizzi ha accennato, ma diciamo, sono stati effettuati con i sistemi più all'avanguardia per la determinazione di questi ioni, quindi i risultati sono molto, molto confidenti. Qui niente, per dire che anche macroscopicamente si può vedere l'effetto della safranina insieme al Dentamet, perché vedete come si colora tutto quanto, la safranina è fitotossica, cioè fa male alle piante se io la oltre un certo livello la inserisco nel sistema delle piante. Vedete infatti l'albero come è tutto, oltre che colorato di rosso dalla safranina, è disseccato. Perché? Perché il Dentamet ha portato dentro la safranina e ha fatto l'effetto fitotossico. Eccolo qua. Quando io invece metto solo la safranina, non entra da sola, vedete? Questa è la safranina, 48 ore, le piante sono colorate di rosso, ma non sono avvizzite. Quando invece ci metto il Dentamet, le piante sono avvizzite. Ma perché? Perché la safranina, che è fitotossica, è entrata dentro. Avete visto che il Dentamet è assolutamente selettivo, non fa nulla alle piante a quelle dosi che noi utilizziamo. Per cui chi ha fatto il danno in questo caso è il colorante, perché quando c'è il Dentamet, ormai l'abbiamo capito, viene assorbito in maniera molto forte e mi porta dentro il colorante e fa il danno. Quando c'è solo la safranina ho solo un bel colore rosso e non c'è danno. Perché? Perché la safranina da sola non entra. Eccolo qua, vedete, questo a occhio si vede. Attenzione, questo è un rametto, come vedete, che è stato staccato a circa a più di un metro rispetto al punto di inoculazione di endoterapia. Cioè, il buco dove è stato messo il prodotto, la safranina e il Dentamet, stava lontano più di un metro. Questo è un rametto molto sottile, guardate come ha colorato dopo due giorni. Cioè, questo arriva dappertutto. Qui parliamo però, ripeto, di endoterapia, magari è interessante per il discorso delle siringhe che vedremo tra poco. Questa è la prova di veglie che è inserita, la prova in cui ci siamo concentrati. Perché? Perché nella sfortuna o fortuna, all'interno di questo blocco di piante c'erano degli alberi notificati ufficialmente per la presenza di Xylella fastidiosa prima che noi cominciassimo la prova. Cioè, quindi noi eravamo sicuri che qualcuno della regione Puglia era andato lì prima di noi e ci ha detto: guardate, questo oliveto è infetto. A quei tempi doveva essere eradicato secondo il primo piano di eradicazione, poi le cose sono cambiate, quindi noi siamo andati avanti. Questi sono le caratteristiche, vedete che c'è un grado di infezione, la coltura è classico, gli aroli e cellina, 12 metri per 12, il grado di infezione era piuttosto elevato, cioè stava su tutte le piante, una certa percentuale. Erano due blocchi contrapposti di 20 piante e 20 piante tra le due varietà messe in maniera intercalata. Anche questo è stato un punto che ha sollevato delle discussioni, però per nostra
fortuna per così dire, furono piantate tanti anni fa in maniera casuale, cioè c'è una pianta di cellina, due di ogliarola, un'altra di cellina, tre ogliarole e così via, e questo aumenta, diciamo, la confidenza della prova, perché rappresenta in qualche modo quello che si chiama una randomizzazione, cioè quando si fanno queste prove ha più efficacia la prova se gli alberi non sono tutti in fila un blocco, ma stanno uno sì, due no, tre, insomma c'è tutto un sistema che... Ecco, e questo ovviamente è sottolineato perché era stato scritto nel lavoro e quindi già... Un'altra cosa importante, ecco, nel blocco non trattato sono stati effettuati i normali trattamenti per la protezione verso l'occhio di pavone, la rogna, mentre nella parte trattata col dentamet l'abbiamo sospesa proprio per sfidare la pianta ancora di più, cioè quelle non trattate, quelle controllo, le abbiamo curate come si fa normalmente, quelle invece trattate solo col prodotto, abbiamo detto senti, sfidiamole al massimo, togliamogli pure i trattamenti di protezione, e così vediamo se il prodotto da solo è in grado di sostenere l'attacco. Quindi anche questo è un valore aggiunto in più, perché le altre le ho trattate e sono morte, quelle che ho trattato solo col Dentamet sono vive. Va bene, questo ecco discorso anche qui lo dicono perché dice prima in allora questa prova è durata 3 anni, anche di più, all'inizio erano 3 aziende dove poi dopo la sperimentazione pubblicata ne riguarda una. Perché? Perché nelle situazioni sperimentali tu vai anche a verificare ipotesi di lavoro. Se ricordate, 2 anni fa fu proposta, direi in maniera anche abbastanza sospinta, l'idea o la teoria che le potature molto severe potessero ridurre la presenza di inoculo del batterio. E ci può anche stare, perché io posso fare un ragionamento di questo tipo. Ho una chioma che comincia a seccarsi, senza che aspetto che arrivi alle branche principali, per non parlare del tronco, io taglio quasi una capitozzatura, penso di aver eliminato tutto l'inoculo, la pianta poi mi riparte e io ho sistemato. Quindi cioè, come ragionamento può anche starci. E allora abbiamo detto, vediamo se questa tecnica, perché noi speravamo che poi dopo la cosa potesse andare, ha un senso. In realtà molte delle piante tagliate drasticamente sono andate a morire dopo qualche settimana, qualche mese. Ecco perché poi non entrano nella prova. Perché? Perché ovviamente uno stress fisiologico di quel tipo in una pianta già malata probabilmente non ce la fa. Ci possono stare delle situazioni dove una potatura severa o leggermente meno severa può anche favorire, ma in quelle condizioni piante stressate dalla malattia non hanno sostenuto, per cui abbiamo preso l'informazione, abbiamo detto attenzione con questa pratica, è da vedere, noi siamo per le potature regolari, equilibrate e quindi ovviamente i 70 alberi che erano in prova in un'altra parte di Galatone e a Galatina non sono entrate nella prova sperimentale, tutto qua, non è che... E qui c'è scritto appunto che questo heavy pruning, cioè questa potatura pesante può causare la morte, vedi? Molto, molto spesso causò la morte degli alberi, perché così è andata. Ma lo stiamo vedendo tutti. Ah, ecco, no, sì, è evidente a tutti questa cosa. Io sfido chiunque abbia visto un albero potato in modo drastico che si sia ripreso. Io ne ho visti la maggior parte che sono tutti seccati, anche i germogli verdi che escono dopo un mese seccano, degli alberi che hanno subito la potatura drastica. Qui entriamo. Ovviamente siamo andati a misurare, c'è una stazione ufficiale vicino all'azienda, tutto l'andamento climatico, qui vedete gli andamenti del 2015, 16 e 17 e anche qua siamo stati fortunati nella sfortuna, perché cosa abbiamo incrociato in questi 3 anni? Adesso lo vediamo nel dettaglio. Allora nel 2015, tanto per cominciare, abbiamo avuto 40 giorni, quelli cerchiati dal rettangolo in rosso, questo non l'ho detto io, l'ho letto su riviste, dove la temperatura da fine luglio ai primi di settembre è stata superiore nella provincia di Lecce di 1,4 gradi rispetto alla media.
Quindi c'è stato un bel caldo molto elevato, quindi piante già stressate hanno pure subito questo stress ulteriore di oltre un mese. Però, se fate caso, ha piovuto abbastanza in estate, questo è il periodo estivo, e quindi il caldo, dico questo perché vedremo cosa è successo l'anno scorso, ma credo che vi ricordate bene. Nel 2016 tutto sommato è stata un'annata tutto sommato normale. Qui non l'ho messo, ma vedete questo pallino, già c'è una temperatura sotto lo zero verso metà fine dicembre, il 31 dicembre pure è andata a zero, ma, e questo è l'altro fatto, il 2017 è stato un anno particolare per due motivi. Perché nella prima settimana di gennaio vedete che tutti i giorni per una settimana le temperature sono andate sotto zero, con punte in quella stazione anche di meno 5,1, va bene? Poi arriviamo all'estate e oltre alle solite temperature oltre la media per circa un mese abbiamo tre mesi di siccità. Ve lo ricordate che non ha piovuto l'anno scorso, no? Guardate qua, qui che sono 2 mm, 1 mm, cioè praticamente questa freccia significa che da qua, qui siamo, mi pare che è fine giugno, a fine agosto, praticamente non ha piovuto, quindi alte temperature, il tutto preceduto da gelate che insomma per l'olivo e per la zona sono abbastanza importanti. Perché dico questo? Perché quindi sono piante dove c'è la malattia, piante che hanno subito una gelata forte, piante che hanno subito uno stress di siccità prolungato. Tutto ciò non fa bene alla pianta. Quindi sono cose queste che vanno tenute molto in considerazione, perché non è che siamo in un laboratorio, nella piantina in vaso, nella serra climatica tutta protetta che noi tariamo. Questa è la realtà. Questa è la campagna, questa è la vita di tutti noi, è la vita delle piante, e tu ci devi fare i conti. Le registri, le interpreti e ne fai tesoro. Così funziona la ricerca. Bene? Ecco qua, questo era il gennaio, vedete, questo è l'oliveto sperimentale. Bellissimo, sembrava di stare non so dove. Però, e questi sono i danni. Questi qui sono i danni da gelo, questa non è xylella. Questi sono i danni da gelo che si sono, vedete com'è diverso, no? Il margine arrotolato, arrossato, la pianta un po' clorotica, la foglia. Che succede a queste piante? Ecco qua, questa è xylella, no. Questi sono i danni da gelo che si vedono a febbraio, marzo dello scorso anno, ma molto incipienti. Sta sicca tutto. Ma qual è la differenza? Come dici, perché xylella non fa la defogliazione, che a parte che noi gli sappiamo dai rilievi molecolari che vedremo la xylella che c'è comunque, ma questa defogliazione sono le conseguenze del danno da gelo. La foglia si arrossisce, diventa quel color cuoio, si arrotola e dopo cade. Quindi il gelo ha comunque dato, vedremo, ha ridotto anche significativamente il batterio, e anche questa è una grossa informazione che ci ha dato la ricerca, però ha fatto comunque un danno fisiologico, non da poco. Qui veniamo ai rilievi. I rilievi su 3 anni, qui vedete, queste sono le piante in alto, le piante non trattate, ogliarola e cellina, queste in basso sono sempre le piante trattate, e questo è il numero di rami infetti rilevato a ogni rilievo. Vedete, i rilievi vanno da aprile a ottobre, grosso modo di ogni anno. Vedete come le piante non trattate, l'incidenza della malattia, la severità, aumenta costantemente. Nelle piante trattate c'è una riduzione iniziale e comunque un mantenimento, poi si sospende, si riprende l'anno successivo. E che cosa succede? Consideriamo quest'anno qui, vedete comunque nelle piante non trattate ovviamente aumenta il grado di malattia, per cui aumentano il numero di rami infetti, e noi possiamo dire che questo è un dato anche di informazione, che partendo da una situazione di incidenza dove c'era l'infezione, non facendo nulla, l'albero muore dopo un anno e mezzo, due. E in effetti adesso lì sono tutti morti. Dopo un anno e mezzo che tu non fai niente, se lasci la cosa così, l'albero muore. Bene, questo lo dobbiamo sapere. Nel terzo anno, attenzione, perché queste sono sempre le piante
non trattate, ma qui non si vede, ma è scritto nel testo, questi rilievi sono stati fatti, e vedete la differenza di numero tra i rami infetti delle piante trattate e quelle non trattate, sono stati fatti sulle piante vive residue, cioè non sono più i 20 contro 20, ma sono i 20 contro, per esempio, negli ultimi 4 rilievi, 3 rilievi, sono 8 piante rimaste vive, che poi sono morte successivamente. Quindi questo è un numero che si riferisce a 8 piante non trattate, mentre qui ne sono 20 trattate. Allora aumenta ancora di più. Perché? Perché c'è comunque un numero elevato di rami infetti, ma su meno piante, 8 contro 20. Quindi per dire che questo è quello che si vede in campo, e come vedete non è che scompare la malattia, cioè questi sono rametti comunque infetti. Sono numeri, ma su 20 piante, 10 e 10, no? Ok, cioè non è che chi l'ha mai detto che tu non c'è più, c'è, qualcosa c'è sempre. Eccoli qua, scusa, c'era anche il dettaglio, comunque li abbiamo già visti, questo è il 2015. Vedete, poi la situazione iniziale, anche qui dice, i numeri sono diversi. Stiamo parlando di alberi di più di 70 anni. Quante migliaia di rami ci stanno in 20 alberi di 70 anni? La differenza è solo 5 rami infetti. Quindi praticamente le condizioni iniziali sono pressoché le stesse. Perché questo blocco, al tempo dell'inizio dell'infezione, era omogeneo tra le piante trattate e no, come grado di infezione. Questo è l'anno successivo, 2016, e questo è l'ultimo anno. Ecco, vedete, negli ultimi due rilievi, qui abbiamo 20 piante contro 8. Qua ce ne sono, se ricordo bene, sempre 20 con 12. Quindi comunque c'è sempre uno scarto enorme. E questo significa la bontà del protocollo, della prova. Ecco qui, per esempio, questa, torniamo, forse l'avete vista, questa siamo nel 2015 già, dopo pochi, per dire che a volte, cioè, il prodotto è abbastanza pronto. Questa è la pianta che doveva essere tagliata mano a mano. Qui sono foto che abbiamo già fatto vedere, il 24 aprile. Dopo circa 2 mesi vedete già i ricacci piuttosto vigorosi. Ecco, nel 2015, non trattato e trattato, ci sono diverse... E questo è l'albero, uno degli alberi notificati ufficialmente, come si presentava ad inizio prova. Questo qui l'anno dopo, vedete già, questo doveva essere tagliato, c'è scritto, io ho i fogli, c'era proprio la notifica. E questa è fine prova, qui vedete, questo è settembre scorso, è fine settembre scorso, le due piante, Cellino e Ogliarola, trattate, quelle notificate, tutte e due, e queste sono alberi di controllo che vedete che stanno praticamente morti. Ecco, qui torniamo al discorso che tutto questo, ecco, qui è importante, vedete il lavoro che ha fatto il professor Fanizzi, ci ha consentito di verificare che a fine prova, praticamente nelle piante trattate, il contenuto di zinco e rame era 10 volte e 7 volte superiori rispetto alle piante non trattate. Quindi in questi 3 anni questo livello di zinco si è mantenuto a un livello tale. Un'altra cosa che mi viene in mente adesso, il discorso dello zinco, cioè su questa azienda, che rinforza tutto quello che dicono questi due signori, questi Navarrete della Fuente, sul fatto della possibilità attraverso la nutrizione minerale, quando è possibile, di anche controllare in parte le malattie. Il terreno di questa azienda, praticamente lo zinco era assente, 0,5 ppm. Questo che significa? Significa che avvalora il fatto che comunque la pianta era avida di zinco, l'ha presa perché il prodotto contiene zinco e quindi lo accumula anche. Ecco quindi che una situazione che non è poi isolata, ma situazioni di carenze di microelementi ne sono abbastanza frequenti, una nutrizione minerale, e qui inizio a parlare della seconda parte che noi adesso stiamo prendendo in considerazione, anche il ripristino della fertilità dei suoli, perché questo è un altro aspetto
non secondario, a mio avviso fondamentale in questa faccenda, con le micorrizie, con i composti microbici, con tutto ciò che porta, riporta la fertilità, il terreno che lo innalza, aiuta sicuramente l'albero a irrobustirsi da un punto di vista delle difese fitosanitarie. Quindi se noi abbiamo un prodotto che funziona da sopra e altri prodotti che mi aiutano nel tempo, l'apparato radicale, io ho una situazione di controllo molto più completa. Quindi l'aspetto del terreno, noi lo stiamo già affrontando in altre situazioni sperimentali iniziate successivamente. Chiunque si occupi di questo aspetto fa una cosa fatta bene, perché ha il suo ruolo importante, ma a parte qui ce l'ha in generale, ce l'ha in generale per la difesa delle piante. È un settore molto in evoluzione che dà buoni risultati, e visto che qua in molte situazioni c'è questa, vedete, questo contenuto in zinco molto basso, sicuramente darà i suoi frutti. Ecco, questo è il rilievo sulla vegetazione, fatto con questa tecnica moderna, con i droni, che va a misurare praticamente la quantità di infrarosso dell'albero. Praticamente più è verde più c'è clorofilla. Vedete, queste sono le piante trattate, non so se si vede, quelle in alto con quei due cerchi, e questa in basso praticamente non c'è più, soprattutto in questa, vedete, tutto arancione, e questa è la terra, perché ovviamente non c'è più chioma. Va bene? È stato anche detto qualcosa riguardo al filare di cipresso, no? Dice, ma questa pianta, dice, il blocco sta vicino al filare di cipresso. E qual è il problema? No, perché lì c'è più vettore. Allora, a maggior ragione, se c'è più vettore, significa che le piante che sono quelle trattate con il prodotto, che stanno più vicino al cipresso che ha più vettore, hanno avuto più inoculo. Quindi tanto più sono resistite, tanto più significa la bontà del protocollo. Uno, due, può essere una siepe di cipresso, può essere una siepe di fico d'India, può essere un muretto a secco, possono essere i pioppi. Quanta realtà salentina è fatta da queste siepi che stanno qua e là? Allora, questa è un'altra fotografia della realtà. Ripeto, non è una prova di laboratorio, che è tutto finto e tutto calibrato, che serve per iniziare a vedere qualche idea. Questa è una prova di campo che ha tutto altri crismi. La siepe di cipresso, tanto più che mi dà più inoculo, ben venga. Significa che non gli abbiamo fatto i trattamenti, c'aveva zinco a zero, prende anche più inoculo da parte della sputacchina. E questa è l'immagine in reale, vedete le due piante, sempre col drone, le due piante sane in alto e quelle controllo in basso, che praticamente non esistono più. Qui veniamo ai rilievi molecolari, vedete, praticamente queste sferette, questi cerchi, è la carica del batterio. Anche questa cosa non è comune. E qui c'è il dottor Tettamanzi, che è un esperto di prove di campo. Quante volte hai visto affiancare indagini molecolari a prove di campo? Mai, rarissima, mai. Allora, questo è un valore aggiunto enorme, perché noi queste prove di campo si limitano a quell'andamento dei tre anni fatto bene, ovviamente, ma con la misurazione del conteggio e dell'analisi statistica dei rami infetti. Noi abbiamo voluto vedere se veramente con indagini molecolari potesse essere ridotta la presenza. Salutiamo il dottor Nardone, prego. E qui vedete che questi cerchi più grossi sono le piante non trattate. Vedete quanto è l'inoculo rispetto alle piante trattate. Caricato subito sto coso. Allora mi alzo, perché vi voglio far vedere una cosa rispetto al gelo. Dicevamo prima, no? La gelata. Ma la faccio così, tanto. Qui vedete, qui a un certo punto si interrompe. Perché? Perché la pianta è morta. Noi abbiamo iniziato a valutarla dopo quattro prelievi. E attenzione, noi abbiamo iniziato non nel 2015. Ma a giugno 2016, quindi 14 mesi dopo aver iniziato.
Quindi che significa? Significa perché c'è questa differenza? E beh, perché queste piante trattate che hanno i cerchietti più piccoli avevano già preso un anno e due mesi di trattamenti, quindi è logico che ci sia meno, è un'ulteriore conferma. Qui sono state fatte più di 900 analisi su questi quattro alberi, perché sono fatti in triplicato con una metodica ufficiale dell'EPPO, l'EPPO, l'Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante. Non è che è stato seguito un protocollo così ce lo inventiamo noi, abbiamo seguito il protocollo europeo, che per Xylella fastidiosa, per quantificare la presenza del patogeno. Quindi vedete che a un certo punto questa si interrompe, è morta e ovviamente non l'abbiamo più campionata. Queste sono di meno perché ovviamente hanno preso il trattamento e hanno meno batterio. Questa che comunque a un certo punto arriva la gelata, vedete? Qui c'è stata la gelata a gennaio, noi siamo andati a fine mese, e vedete questi cerchietti come sono di meno. Quindi che significa? Significa che la gelata, come si sapeva, ma non era stato mai verificato per l'olivo, era stato fatto in California per la vite, riduce in effetti la presenza del batterio all'interno della pianta, non la azzera. Infatti, dopo un po', qui c'è stato la riduzione, dopo un po' riparte, ma riparte meno nelle piante trattate. Quindi noi abbiamo un doppio vantaggio di questa conoscenza, sapere che la gelata in effetti ha ridotto la presenza di Xylella un po' dappertutto, però non l'ha eliminata. Quindi se uno deve sperare che gela, dice magari così se gela elimino il batterio, non è vero, cioè si riduce, però poi ovviamente i batteri ripartono. Però questa è un'informazione importantissima che prima di questo studio non era conosciuta, almeno per quanto riguarda l'olivo. Questa è la stessa cosa, riferita però alle varietà. Qui vedete praticamente è stato tradotto quei cerchietti che avete visto in una sigla che è un po' per addetti ai lavori, si chiama unità formanti colonie, però vedete la differenza tra le piante trattate e quelle non trattate. Quelle colonnine rosse e blu sono le piante trattate, quindi vedete quanto ce n'è poco. È una concentrazione, non è neanche 10 alla 2, che è molto bassa. Una concentrazione molto bassa. Voi pensate che per fare una malattia su una foglia dobbiamo arrivare, per altri patogeni, a 10 alla 6, 10 alla 7, quindi esponenti molto, molto forti rispetto a questi. Quindi questa è un'ulteriore conferma del fatto che questi trattamenti in effetti hanno ridotto la presenza del batterio all'interno. Questo vedete l'andamento tra le due varietà, Ogliarola e Cellina, sempre per quanto riguarda la carica del patogeno, nei 13 mesi di campionamento fatti con l'analisi PCR molecolare, quella ufficiale europea. E vedete che indipendentemente dalla carica batterica che c'è, queste sono le piante trattate, più o meno alta, l'andamento quando si sale o quando si scende è lo stesso tra le due varietà. S'alzano e s'abbassano grosso modo rispettando le stesse proporzioni. È un altro valore dell'affidabilità del trattamento. Significa che io tratto e a seconda di quanto trovo io riduco. Non tratto, mi si alza, riduco, mi si abbassa, c'è la gelata, scende e si mantengono grosso modo le proporzioni. Quindi questa è un'altra verifica fatta sulla cosa. Veniamo alle siringhe. Queste siringhe le avete visto oggi pomeriggio, vanno trattate con discrezione, non vanno fatte assolutamente nei mesi estivi. Abbiamo voluto fare questa prova per vedere se in alberi un po' compromessi potesse avere un senso questa tecnica. È molto semplice, si fanno dei fori col trapano, si mette la soluzione, si parte da una soluzione assoluta, cioè il prodotto puro e basta, e poi va diluito. Però anche qui attenzione, perché il prodotto entra, come avete visto, molto facilmente in circolo e può dare in questo caso danni, e noi questo l'abbiamo verificato fortunatamente. Vedete, questa è la disposizione. Ecco qui, dopo il mese dopo, fatto ad aprile, si è iniziato questo periodo un po' più avanti, ma già dopo qualche settimana si iniziano a vedere i germogli. Vedete qua e là, queste sono le piante che avete visto oggi pomeriggio. Quindi già qui vedete, per quelle trattate in questo modo, in che condizioni stavano. Ecco qua, vedete come
un mese dopo si cominciano a ricoprire di questi germoglietti. Ecco qua il 20 giugno, due mesi dopo, questa è la pianta che avete visto pomeriggio, se ve la ricordate era quella dove ci siamo grosso modo fermati all'inizio, un po' spostata. A 20 giugno si era già ricoperta, siamo andati a vedere, dice sì vabbè adesso riparte, ma il batterio ci sta ancora dentro. Per i primi due mesi non abbiamo trovato niente, poi da luglio in poi abbiamo ritrovato il batterio. Quindi attenzione, che voglio dire, che questa è una tecnica da utilizzare in un modo corretto e saper fatta bene, che non consente l'eliminazione del patogeno, come abbiamo già detto, ma però mi consente di ripristinare la chioma con la quale io posso passare poi ai trattamenti normali di nebulizzazione, sempre con concentrazioni ovviamente basse, cioè il patogeno c'era ma in condizioni basse, chiaro? Eccola qua, la stessa un mese dopo. E questo è tutto il pannello, dalla situazione iniziale, mano a mano, vedete come si riempie. Qui siamo a settembre, ve la ricordate qualche ora fa com'è? Ha già molti germogli in più rispetto a settembre. Guardate quanti polloni. Quindi era una pianta in queste condizioni che in quattro mesi è arrivata qui. Ecco, a questo punto io posso dire basta eventualmente con le siringhe, posso passare alla nebulizzazione. Adesso tenetevi forte perché io questa cosa non la so. Come? Il frutto? Sì. E beh, adesso inizierà a fare i fiori. È da un anno che fanno il trattamento, quest'anno saranno in frutto. Oh, adesso vi pongo all'attenzione questa cosa perché non l'ha vista nessuno, Gianluca, ed è una cosa scientifica a cui Yoram, please take care of this of the following images because this is something of to me really exceptional or strange. Allora, questa non c'entra niente, è una cicas. Siamo in zona, non vi dico dove, ma stiamo in zona. Una cicas morta in queste condizioni da tre anni. E ovviamente il giardiniere dice, beh, ora di toglierla, vediamo. Qualcuno ha detto, vabbè, aspetta, vediamo un po', stiamo facendo queste cose con le siringhe, mettiamo queste due siringhe. 3 anni morta. Questa 3 mesi fa, questa 1 mese fa. Cioè, evidentemente, io questo lo dico proprio, ve lo dico, non so che è successo, però è successo, credetemi. Evidentemente questo prodotto riesce a stimolare dei tessuti, delle cellule non completamente morti, tanto da poterli fare ridifferenziare. Cioè se una cicas che avete visto com'è mi riparte così, e io l'ho vista sta ancora meglio di questa di adesso ora, evidentemente qui c'è qualche cosa da approfondire che non possiamo fare noi, magari qualche fisiologo, magari il professor D'Alessandro, perché qui io non so dove è andata a pizzicare i tessuti da dove è ripartita. Attenzione, la cicas è una pianta primitiva, se voi fate caso, primitiva perché le piante primitive avevano solo, come le palme, hanno solo un punto d'accrescimento, cioè l'olivo quanti punti d'accrescimento ha? Migliaia, ha una forma esterna, tu tagli un germoglio là e riparte, tutti quei punti dove crescono anche i frutti, i fiori, sono punti d'accrescimento infiniti, tanti. Le piante primitive ce ne avevano uno solo, che era l'apice, tant'è vero con il punteruolo rosso, se ti muore l'apice della palma l'hai persa. Con la cicas è la stessa cosa. Allora, da dove diavolo è andato a lavorare questo prodotto, in quali tessuti, perché evidentemente qualcosa di ancora non morto c'era, questo non lo sappiamo, e lancio la palla. Quindi è un effetto nutrizionale, non lo chiedere, non lo so, cioè, ti ripeto,
una cosa è certa, è andata a intercettare una cellula, due cellule, 10 cellule, non completa, perché è chiaro, non è che è resuscitato, non sto dicendo questo, capiamoci bene, sto dicendo che è andata a intercettare dopo 3 anni morta un qualche pezzo di tessuto, di cellula, non ancora o dormiente o comunque latente, forse perché è una pianta primitiva, hanno altre risorse, dove però questo prodotto gli ha dato una spinta nel giro di pochi giorni. Scusi, ma la cicca si stava seccando per ossidena oppure no? Ah, questo non te lo so dire. Questo non te lo so dire. Però stava così. Scusi? È da provare. Cioè, ripeto, questo è un caso che noi ho la dovuta cautela, non è magari questa ha funzionato perché una pianta è primitiva, la mettiamo su un tiglio e non funziona per altri motivi, però io l'ho detto non perché sto dicendo che resuscita, sto dicendo perché è un fatto scientifico, se ci vogliamo capire ci capiamo, perché se ogni volta dobbiamo mettere ogni volta il dubbio perché è là, allora non andiamo da nessuna parte. Io ve l'ho fatta vedere come curiosità scientifica perché non ne so spiegare i motivi, ma sicuramente di qualche cosa di interessante c'è. Ecco, questa invece è la pianta fatta con le siringhe, però a luglio, dove dopo un iniziale germogliamento, evidentemente il prodotto con la siccità e il caldo che abbiamo visto l'anno scorso è troppo forte, la pianta, guardate come era ridotta, non la sostiene. Quindi attenzione con queste cose. Quindi anche questo, la sperimentazione serve a capire anche a questo. Facciamo le siringhe? No, le puoi fare in un certo periodo, va diluito in certe condizioni, non le devi fare in estate. E lo ripeto, l'ho detto prima in campagna, se la pianta è andata oltre i certi limiti, scordatevi la cicas, adesso torniamo all'olivo, non c'è niente probabilmente che le possa far tornare in vita. È chiaro, questi sono esperimenti limitati, però il concetto che deve passare è anche questo. Cioè c'è una certa soglia per cui purtroppo le cose sono andate troppo oltre e io non me la sento di dirvi usa questo e fai quest'altro che vai sicuro, perché entriamo in altri settori ancora non studiati a fondo, però sappiamo che il limite in cui questa pratica, questo protocollo funziona è un grado di attacco medio, che è un po' quello che avete visto oggi pomeriggio. Ecco, veniamo, sto finendo, sapete che abbiamo altre sperimentazioni in altre aree, qui stiamo a Martina Franca, dove un anno e mezzo fa fu eradicata una pianta infetta, noi abbiamo fatto la sperimentazione, intorno adesso non c'è alcun sintomo, le piante sono perfette, producono. Qui c'era stato un caso, anche qui emblematico, dove di una situazione di sanità fu trovata questa pianta, un'unica pianta con la presenza del batterio in zona di contenimento, per cui fu eradicata. Qui vedete il vuoto, lì c'era la pianta, però qui vedete. Ecco. Oh, qui siamo ad Oria, che è un altro caso molto interessante, perché sapete che Oria è uno dei comuni dove sono stati individuati molti focolai, molte piante infette. Noi qui abbiamo da più di un anno, poco più di un anno, questa strategia di contenimento che risottolineo per l'ennesima volta. In questo caso, oltre al trattamento alla chioma col prodotto, c'è l'accurata rimozione delle piante, in questo caso con l'erpicatura, ma fatta bene, da marzo a luglio, e poi le potature regolari. Questi qui vedete la differenza tra il controllo e la strategia di contenimento. Qui siamo ad Oria, in un campo vicino, e qui siamo nel campo di sperimentazione. Questa è stata fatta pochi giorni fa. Ecco, strategie di convivenza, queste io le ho elencate, andrebbero calibrate volta per volta. Le aree asintomatiche sono quelle dove si può anche ridurre il numero degli interventi, ovviamente, però, e si deve dare molta importanza alle potature e ovviamente all'eliminazione delle erbe infestanti. Dove c'è aree con sintomi iniziali o qualche ramo avvizzito, è bene, ripeto,
erbe infestanti, trattamenti, cura delle principali fitopatie, anche questa non è da sottovalutare perché la pianta indebolita, come avete visto, è più soggetta, e stessi sintomi di disseccamento, ma quando dico estesi non siamo nelle zone limiti, vedere la possibilità di endoterapia con tutte le cautele del caso, potatura delle piante abbizzite, questi sono i criteri tra l'altro emanati, stabiliti dalla Regione Puglia, eliminazione, trattamenti e quindi queste cose. Ecco, io questa è l'ultima frase per dirvi, questa è Cosimo Ridolfi che nel 1852 affrontò l'oïdio della vite in Europa, che era come la xylella, e a quel tempo fu trovato lo zolfo come rimedio. Però vedete, dice, lungi dal lasciarsi vincere le difficoltà che ci stringono, usiamo dell'intelligenza che Dio ci dette per superarla e ne trionferemo sicuro. Queste sono le sue parole, ma questo è un po' un auspicio che ci dovremmo fare. Grazie a tutti. Sì, allora io ringrazio i due ricercatori per la corposa relazione. Do il benvenuto al direttore del Dipartimento di Agricoltura della Regione Puglia, dottor Gianluca Nardone, al quale passo il microfono per alcune considerazioni. Noi vediamo con favore la ricerca messa in campo e finanziata dalla Regione Puglia. Abbiamo fatto già un convegno con il segretario della Task Force a Galatone a settembre, abbiamo presentato i 27 progetti. Voglio che il direttore sappia benissimo che qui in Salento faremo di tutto per salvare i nostri alberi, perché l'ho detto prima, stiamo semplicemente attuando l'articolo 9 della Costituzione, cioè la tutela del paesaggio e del patrimonio storico. Quindi per noi i proprietari di oliveti salentini non sono semplici produttori di olio, ma sono dei custodi di cultura, di storia, di tradizione e del paesaggio. Quindi laddove la pianta si può salvare faremo l'impossibile, laddove è tutto ormai compromesso accettiamo qualsiasi confronto democratico, civile, di reciproco rispetto, ma laddove invece c'è la possibilità di salvare l'olivo secolare, le coltivar autoctone, noi non ci fermeremo e faremo di tutto perché ciò avvenga. E passo la parola al dottor Nardone, grazie. Anche perché credo che innanzitutto mi scuso con tutti quanti voi perché sono solito rispettare gli impegni che prendo, purtroppo come ho spiegato al gentile ospite mi hanno messo un altro impegno che non avevo preso io precedentemente e vuolsi così colà dove si può ciò che si vuole per non dimandare, diceva il Vate, quindi cerco di seguire. E mi scuso con voi, so che il convegno è stato lungo, io ero molto curioso di venire qui e venire a verificare dal vivo quanto da tempo auspichiamo, cioè di avanzamenti importanti nella scienza. E, mi è piaciuto anche il titolo, Pace sotto gli ulivi, è una cosa che credo che sia corretta, soprattutto nel mondo scientifico. Io sono sono un ricercatore per professione prima di fare quello che sto facendo adesso e sono anche un accanito per hobby un epistemologo e quindi sono un appassionato di ciò che è scienza, cioè quello che si parla quando si parla di disegno sperimentale o altro, e do alla scienza il valore più alto che si può dare perché i passi in avanti che l'umanità ha fatto l'ha fatto per la scienza, i passi indietro li ha fatti per altri motivi che sono legati poco adesso, spesso. Quindi ringrazio anche per il convegno che c'è stato, organizzato dall'ottimo Gianluigi, che ha fondamentalmente in qualche modo messo in luce quanto si sta facendo nella Regione Puglia per la ricerca, perché è dalla ricerca che noi auspichiamo di avere una risposta a quello che non è soltanto un vostro obiettivo, ma è un obiettivo che la Regione Puglia ha messo nella propria legge, cioè tutelare il patrimonio e tutelare in particolare quella parte del patrimonio che mai più potrà essere replicata, che sono gli olivi monumentali
è sancito e scolpito nella legge della Regione Puglia. Quindi è evidente che l'obiettivo è comune. Ed è evidente che gli sforzi e i sacrifici economici che stiamo facendo nel finanziare anche le ricerche più, diciamo così, innovative, quelle meno aderenti al mainstream, no? Quelle che non vincono i bandi europei, vuole essere un modo per dire che, no, per tenere fede al motto che è stato ricordato nell'ultima slide di Marco, fondamentalmente l'idea è: con l'intelligenza e con la perseveranza e con la tenacia possiamo provare a risolvere il problema. Quindi grazie per questo, grazie per la pace, penso che ci debba essere una pace. Qui voglio anche spezzare una lancia a favore degli scortichini per dire: i dibattiti scientifici si fanno con i mezzi della scienza, attraverso i journal scientifici, attraverso diciamo così, gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione. Questa è una questione fondamentale, perché altrimenti andiamo verso una forma di barbarie in cui chiunque può dire la propria e altro. Noi dobbiamo rispettare tutto, dobbiamo rispettare la scienza a punto tale che da vedere quell'immagine di Marco una CICAS. E ricordarci quanto diceva Popper a proposito del tacchino induttivista, solo per capire come procede la scienza. È una storiella che parla di questo tacchino che fondamentalmente vedeva avvicinarsi il fattore e capiva che era ora di mangiare. Il giorno dopo vedeva avvicinarsi il fattore e capiva che mangiava. Quindi aveva elaborato, sulla base di queste evidenze empiriche, si direbbe nella scienza, una regola: quando si avvicina il fattore io mangio. E quindi il giorno successivo, avendo capito questo, il tacchino induttivista vide avanzare il fattore e già gioiva perché era ora di mangiare, senza aver capito che quello era il giorno del ringraziamento. Ecco, questa che è una storiella di Bertrand Russell, ripresa da Popper, a proposito di come avanza la conoscenza, ci fa capire che sia il metodo induttivo, quindi dal generale astrale al particolare, o il metodo deduttivo, noi dobbiamo avere molta cautela quando trattiamo con le ricerche scientifiche, e il dibattito scientifico si fa in quelli che sono gli strumenti e le piazze che la scienza mette a disposizione per questo tipo di dibattito. Detto questo, perché qui oggi? Noi come Regione Puglia abbiamo anche sostenuto questo, il progetto, i lavori che sono stati proposti oggi, e siamo fieri di averli sostenuti. Noi dobbiamo dare una speranza perché questo territorio non può fare a meno dell'olivo. Proprio oggi abbiamo avuto una riunione in regione su come applicare la possibilità di reimpianto che abbiamo fortemente voluto, che abbiamo ottenuto attraverso il nostro lavoro, dimostrando all'Unione Europea che la Puglia non è una regione di serie B e che nonostante tutto e tutti si riusciva a fare quello che dovevamo fare, perché quando c'è una legge c'è una legge. E abbiamo ottenuto la possibilità di reimpiantare, oltre a riguadagnare in termini di credibilità in qualche modo. Oggi abbiamo la possibilità di permettere di ottenere o reimpianti di varietà già cultivar già definiti resistenti. Speriamo di poter utilizzare questo metodo al più presto, avendolo, come giustamente definito oggi dal Presidente Emiliano, avendolo validato nella sua pienezza, perché è assolutamente promettente, è assolutamente una proposta che, quando, sempre facendo riferimento all'epistemologia, diventasse un paradigma, quindi qualcosa di consolidato, ci direbbe che non serve soltanto rimpiantare, ma addirittura con la cellina e l'ogliarola noi possiamo convivere. Noi cerchiamo questo, cerchiamo di trovare delle strade
in questo momento strade non ce ne sono, la ricerca ci potrà dare delle prospettive. E quindi la mia presenza qui, il ringraziamento che per quello che avete già fatto nel presentare i nostri progetti di ricerca, alcuni andranno, la ricerca è bella per questo, si parla di serendipiti, no? Pasteur trovò fece la sua scoperta andando a cercare altro, la serendipiti è la botta di, perdonatemi, ecco, avete capito a cosa intendevo, la botta di fortuna. Nella ricerca è così, come in un campo di funghi, oggi esci, non trovi niente, domani è pieno. Può succedere questo, non siamo noi ricercatori, dobbiamo finanziare la ricerca, dobbiamo sostenerla, dobbiamo fare in modo che da questo processo si possa avere un campo pieno di funghi e possiamo ottenere dei frutti utili per quello che è un obiettivo che giustamente prima è stato stabilito e sancito, ma ripeto è scolpito nella legge regionale sulla xylella dell'obiettivo di questa regione, per cui noi andiamo avanti così, noi sosteniamo la ricerca, noi aspettiamo dalla ricerca i risultati per poter fare delle scelte ancora più importanti. Noi auspichiamo che tra tutti i ricercatori ci sia anche più dialogo e anche più, ancora più fattiva collaborazione, perché poi c'è la possibilità di unire le forze e andare avanti. Chiaramente a maggior ragione i ricercatori dovrebbero dare il buon esempio, essendo di fatto persone di livello culturale inevitabilmente diciamo elevato. Quindi grazie per questo evento, grazie ai professori e ai gruppi di ricerca che stanno collaborando con la Regione. Tra l'altro voglio spezzare una lancia a favore dell'Università del Salento, perché oltre al professor Farinzi ce ne sono tanti bravi collaboratori, tanti bravi ricercatori nell'Università del Salento. Credo che si possa andare avanti così nella direzione appunto corretta di sperimentare e di trovare soluzioni, secondo l'ultima slide che Marco Scortichini ha proiettato rispetto all'Oidio nel 1800. E scusatemi ancora per non aver seguito i lavori con tutta la serata con voi. Grazie. Stiamo per concludere, io aggiungo alle parole del dottor Nardone un auspicio, mi auguro che le associazioni di categoria che siano più collaborative proprio per quanto riguarda il discorso ricerca perché l'impressione che abbiamo è che le associazioni di categoria, questa è un'impressione mia personale da cittadino e da politico, le associazioni di categoria che sono state pure invitate questa sera qui ma che vedo assenti siano molto scettiche a priori, e io inviterei tutti quanti gli attori di questa vicenda invece a collaborare come stiamo facendo tutti noi, perché solo la ricerca a 360 gradi e la collaborazione vera potrebbe portare a dei risultati efficaci, l'integrazione delle soluzioni. Invece continuare a proporre un certo scetticismo, dottor Nardone, non è molto salutare. Ecco, io mi auguro che le associazioni di categoria siano più collaborative da oggi in poi, speriamo. Grazie. Ringrazio gli ospiti e ci sentiamo. Una domanda, prego. Prego, scusate, prego. Pensavo che eravate, che fosse stanchi e che volevate andare via. D'accordo. Allora, oltre ovviamente a venire a contrastare l'eradicazione e l'espianto, dimostrando quello che ha dimostrato, però dobbiamo contrastare anche il disseccamento degli ulivi negativi al batterio. EPPO nel suo database di 3-4 anni fa ha evidenziato 7 tipologie, 7 varietà di funghi presenti sui nostri ulivi e ha concluso che 2 di questi funghi, ora non li ricordo, ce l'ho scritti, sono stati individuati sui nostri ulivi per la prima volta in Italia, e ha concluso anche che non è certo che gli ulivi muoiono soltanto per xylella. L'EPPO
dove tu hai lavorato, giustamente. Allora la domanda è questa: noi dobbiamo cercare pure di valutare le prove di patogenicità dei funghi sugli ulivi sintomatici ma negativi a xylella? Sono state fatte queste prove di patogenicità? Mi sembra di no, vero dottor Nardone? Non credo che quando andate a cercare xylella poi cercate anche i funghi e cercate di vedere se sono patogeni per gli ulivi, mentre l'EPPO, ma anche l'EFSA, dice che probabilmente sono patogeni per gli ulivi. E dovreste farlo, perché dobbiamo salvare gli ulivi, oltre a contrastarli, a salvarli dai diktat europei. E poi io farei al dottor Nardone un appello per realizzare l'imboschimento, che è stato azzerato, come sa bene, nella nostra provincia. Non c'è stata una... Sono state poche le domande, ma nessuna è stata passata. Noi dobbiamo rimpiantare gli ulivi, sperando che siano tolleranti, resistenti forse no, ma dobbiamo salvare il Salento attraverso la biodiversità e attraverso l'imboschimento. Quindi occorre, come dire, fare salti mortali per sbloccare le misure per l'imboschimento, per chiedere soldi all'Europa se non bastano quelli regionali, perché ne va di mezzo anche, come dire, il clima e tanto altro. Infine ricordo che sabato prossimo ci sarà a Martano alle 17 un convegno sulla storia dei disseccamenti passati degli ulivi, perché e ce ne sono stati altri almeno 3 dal 700 in poi, ed è bene sapere, come dire, cosa è avvenuto prima nel Salento in termini di disseccamento. Io la ringrazio. Faccio 2 osservazioni. Ieri ho visto la Roma, ha giocato benissimo. Ogni giocatore aveva il suo ruolo e faceva la sua parte. Allora, le associazioni di professione di categoria fanno le associazioni di categoria, i ricercatori fanno i ricercatori, la regione fa la regione e deve fare quello che deve fare. Il punto che è stato invocato a proposito della ricerca dei funghi, cosa del genere, è ricerca, perché tende a individuare una forma di conoscenza. La regione non fa la ricerca, la promuove, la sostiene. Noi facciamo il monitoraggio, che è un'altra cosa, monitoraggio di un agente, di un batterio da quarantena, e dobbiamo fare quello. Se c'è qualcuno che vuole fare studi epidemiologici, cioè è già successo che ce l'hanno chiesto, noi possiamo fondamentalmente, con le risorse che abbiamo, provare a finanziarlo. Sono stati presentati 27 progetti, ne abbiamo parlato, cercheremo di trovare altre risorse per finanziare anche il resto. Non finisco di dirlo, la ricerca non è mai abbastanza. Non finisco di dirlo, nell'ultima slide di Marco Scortichini c'è scritto che è attraverso quel processo che noi possiamo vincere delle sfide che oggi passare frontiere che oggi ci sembrano non praticabili. Però voglio ribadirlo, ognuno fa il suo ruolo, noi dobbiamo fare il nostro. Io non faccio neanche il ruolo della politica, io sono un dirigente, i dirigenti devono applicare le leggi, questa è una cosa importante. Anzi, richiamo tutti su questo aspetto a capire che noi siamo tenuti ad applicare le leggi. La politica può discuterle, il ricercatore fa la ricerca, la politica propone delle modifiche. Io so soltanto una cosa, sono stato 3 volte l'anno scorso a Bruxelles, non ci volevano parlare all'inizio, a furia di dimostrare che abbiamo messo in campo l'attività di monitoraggio più grossa che si sia mai vista in questo territorio, fino ad andare a beccare un albero in mezzo a nulla a Martina Franca che era infetto, noi abbiamo la Puglia, quindi tutti i cittadini pugliesi hanno insieme ad essa riguadagnato un profilo di credibilità rispetto all'Unione Europea. Quindi io sono tranquillo, pacato, dico le cose che devo dire, però voglio sottolineare quello che è il nostro ruolo, e noi dobbiamo e possiamo fare questo. Quindi a noi non compete fare quello, a noi compete finanziare chi va a fare quello. Noi adesso non dovete fare solo i burocrati, però ribadisco, noi facciamo il nostro ruolo secondo quello che noi applichiamo le leggi, noi non è che ci svegliamo la mattina e decidiamo di dare i soldi a X o a Y, così applichiamo le leggi, applichiamo anche una legge che è una lex specialis che si chiama bando che prevede dei criteri che sono all'interno di un documento approvato dalla Commissione Europea, criteri che sono valutati da un comitato di sorveglianza,
I criteri specifici a cui ci facciamo riferimento sono del 2000 e approvati nel 16 marzo del 2016, e in funzione di questi criteri che proposto un bando che ha visto la presentazione su 400 domande di un numero di domande abbastanza residuo, credo non più di 35-36 domande da parte di Lecce, purtroppo alla fine non è vista finanziata neanche una per l'applicazione dei criteri. Chiaramente sono stati finanziati però credo 50 domande sulle 400, quindi un numero molto basso, o un'ottantina, adesso non ricordo, quindi qualcuno non è stato finanziato. Io credo che sia corretto però ricordare che nella legge che la Puglia ha scritto, che chiaramente i soldi non bastano mai perché dovremmo fare tantissime cose e i soldi dell'agricoltura sono parte minimale dei soldi che c'ha la regione, noi abbiamo scritto che l'obiettivo della regione Puglia è ripristinare il corretto equilibrio economico, ambientale e paesaggistico di questo territorio che purtroppo sta vivendo questa esperienza che mi sembra abbia un unico nemico comune a tutti quanti noi. Grazie. Grazie. Ivano? Prego, Ivano. Ivano Gioffreda. Io intanto vorrei porre, soffermarmi sulla questione ricerca. Di quale ricerca state parlando? Allora, per promuovere la ricerca dovete rimuovere prima il decreto regionale che blocca la ricerca dell'ottobre 2013, divieto di movimentazione di materiale infetto. Poi dovete rimuovere il decreto ministeriale di giugno 2015, decreto Martina, che vieta la movimentazione di materiale infetto. Per cui la mia sperimentazione, che è seguita da un ente scientifico pubblico, deve poter prendere i rami dalla zona dove c'è il progetto e portarli nella propria università per farli analizzare. Non è possibile che ci sia un solo laboratorio, privato tra l'altro, dove si fanno le analisi, dove si può isolare il patogeno. Basile Caramia e Foggia, basta, basta, non c'è nient'altro. Allora, io per poter, sì, sono titolato di un progetto, collaboro, ok? Dove noi non possiamo prendere il materiale e portarlo nella università competente, ok? Per poter fare le analisi di quel, non solo della xylella, ma per poter fare isolare anche i funghi. Noi non possiamo isolare i funghi tranne i laboratori Selge dell'Istituto Basile Caramia di Locorotondo. Si può movimentare materiale? Un ricercatore, faccio la domanda al professor Scortichini, si può movimentare il materiale? Non si può movimentare il materiale, ma di quale ricerca stiamo parlando? Attenzione, noi in Italia abbiamo portato malati di Ebola e stiamo parlando di esseri umani e li abbiamo guariti. Ma figuriamoci gli scienziati se non sanno come movimentare un pezzetto di legno per portarlo nelle proprie università e farlo analizzare. Cioè, allora, nel momento in cui il materiale non si può movimentare, la ricerca di fatto è chiusa. Allora, il direttore Nardone ci dovrebbe dire perché non vengono rimossi questi ostacoli legislativi. Solo allora la ricerca può essere libera, perché adesso la ricerca la fanno soltanto il team di Bari. Non è che io non ho fiducia al team di Bari, però la ricerca si fonda sul dubbio, quindi è il dubbio che promuove la ricerca. Grazie. Marco, dove ha fatto le sue analisi per verificare il contenuto di patogeni del piano? Allora, io ho trasportato per, credo fortunatamente, mai essere intercettato dai carabinieri, le centrifughe, il vortex, i kit, tutto quello che serve a isolare il DNA in loco. Perché ovviamente, come diceva Ivano Gioffreda, io non ho potuto portare fuori nella mia regione. Quindi adesso la centrifuga, perché abbiamo trovato un sistema alternativo
a Caserta e a Roma di analizzare i campioni sta in Puglia, in zona infetta, e quindi quantomeno se mi fermano i carabinieri, perché se mi ferma la pattuglia... No, ma tu immagini se mi ferma i carabinieri, vedete, dici, ma scusi, no, guardi, io vado... Però ho dovuto fare così. Quindi non è questa cosa che dice lui, non è secondaria. Io, perché ho questo carattere, e diciamo, poi alla fine col carabiniere magari ci parli pure, però trovi quello un po' più rigido e ti dici, ma tu perché fai questo? Cioè, avrei dovuto dire, guarda, quello che ha detto lui, e non posso, e perché non puoi portare fuori? Ma allora sta cosa si può fare o non si può? La domanda... Qui. Guardi, con Marco che è di Caserta, lavora la Bertaccini che è di Bologna nel progetto con te. Voglio dire, il progetto di Marco è un esempio che questa cosa... Però voglio dire una cosa, voi state dicendo che non si può portare materiale fuori dal... Io sto dicendo, noi normalmente portiamo materiale in buste chiuse nei laboratori di Foggia per fare delle analisi. Allora, chi ha ragione? O forse stiamo parlando di una cosa particolare? Vogliamo sapere quali sono i laboratori che riescono a isolare il batterio in purezza per poter poi fare le prove di patogenicità? È un'altra questione. Ora, siccome lasciamo questa cosa... diciamo così, a chi la deve fare, però c'è una questione poi importante su tutto questo. Lei parla di decreti ministeriali, e ancora una volta il decreto ministeriale è un decreto che è preso dal governo. La regione, un funzionario regionale non può che applicare quello che viene preso, una decisione che viene presa da un'altra parte. Ribadisco, esprimere anche opinioni è un compito del politico, ma se avreste voluto il politico invitavate l'assessore e vi diceva il ruolo politico rispetto a quello che deve fare. Il tecnico deve fare il tecnico, e almeno questo spero e vorrei che fosse chiaro. Se io fossi l'assessore sarei deputato, verrei da voi a chiedere i voti, se me li date faccio l'assessore, evidentemente altrimenti non lo farei, e sono deputato a prendere posizioni politiche, tra cui la battaglia di far cambiare al Ministero una legge che riteniamo ingiusta, ad altri, non alla legge nostra. C'è anche quello regionale, oltre a quello ministeriale. Noi applichiamo esattamente quello che è la regionale, noi non siamo, pensate che noi siamo più restrittivi della nazione, sarebbe da sciocchi, noi applichiamo quello che è la regionale. L'unica cosa che abbiamo fatto per essere più ampi è, rispetto alle stanze di abbattimento, che evidentemente siamo tenuti a fare nella zona per le misure di eradicazione che la decisione comunitaria e il decreto ministeriale impone, evidentemente è lì, laddove esistono dei vincoli di ordine regionale, possiamo, c'è una legge che ci permette di andare in deroga. Questa è l'unica, diciamo così, cosa che ci permette la regione, ma se i vincoli siano di ordine nazionale non possiamo farci nulla, perché c'è un governo che, così come se c'è una decisione comunitaria che ci impone questa cosa qui. Ribadisco, io non credo che noi abbiamo dato il segnale di aver voluto isolare la ricerca o di mantenere una, mi piace il titolo pace, io credo che la ricerca debba essere sostenuta con i limiti che abbiamo, finanziata sempre, finanziata, tutte vadano trovate, tutte le strade debbano essere perseguiti. Noi non stiamo castrando la ricerca, perché se la stessimo castrando noi sarebbe proprio un ossimoro, visto che nessun altro la sta finanziando. Questo credo che sia vada detto, e stiamo facendo tutto per promuovere questo allargamento della platea di persone che si possono interessare di questo argomento. Allora, stiamo parlando di legge, scusate, stiamo parlando di legge, vorrei che un intervento veloce del professore Nicola Grasso. Una domanda pratica, potremmo dare indicazioni sulle modalità d'uso, sulla frequenza d'uso del internet? Sì, come no? Proprio pratico, poi dopo. Allora, noi abbiamo applicato questo protocollo di 6 trattamenti in vano, partendo da aprile, cadenzati una volta al mese, nella sperimentazione abbiamo sospeso luglio-agosto, anche se probabilmente è il caso di inserire anche questi mesi caldi magari a dose un po' ridotta, quindi coprire tutti i mesi primaverili e estivi. Ripeto per l'ennesima volta,
il prodotto da solo ha la sua efficienza, la sua efficacia, l'avete visto, non trascurate la rimozione delle erbe infestanti, va di pari passo, va di pari passo, e le potature regolari. Se possibile iniziate anche, magari fate analisi al terreno, se il terreno è deficiente di qualche macro o micro elemento, iniziate le operazioni di ripristino di fertilità del suolo, perché è altrettanto importante. Le analisi devono essere quelle chimiche? Si fa l'analisi chimiche, fisiche, volendo anche microbiologiche, sono un po' più costose, ma quando tu hai un terreno povero di microelementi soprattutto e di sostanza organica, allora già è sufficiente per poterti dire... La posologia è la dose 3,9, mettiamo 4 litri a ettaro a ogni trattamento. Nebulizzazione fatta bene, non l'ho detto, però è un'altra cosa importante, non si deve fare... Abbiamo visto delle differenze in zone di oliveti trattati per necessità, c'era il muretto, c'era la cosa dove l'atomizzatore non arriva perfettamente, hai metà chioma che sta bene e metà che sta male. Quindi è importante, quando si può, fare il giro intorno all'albero, preferibilmente utilizzare la lancia o strumenti che mi consentono, diciamo, di girare intorno alla chioma e bagnarla bene. Certo, funziona come prevenzione anche. Scusate. A proposito dell'intervento, a proposito della lavoratura, non si sta dicendo che cosa fare dei mezzi della lavoratura? Si devono sterilizzare? È importante questo? Perché non si dice? Perché se si dà tanta importanza alla infezione da tutta china da dover disturbare completamente e poi con la polosella si passa da un altro infetto ad uno normale, mi sapete dire qual è il significato di questa premura di disturbare quando non si vuole l'attenzione su questo? Certo, non ho mai sentito parlare di questi sono aspetti talmente... Scusate, stiamo per finire, dai, un attimo di pazienza, stiamo proprio per concludere. Sì. Apre uno scenario interessante il signore, perché va detto anche questo, sono aspetti talmente pratici ma di un'importanza fondamentale che nessuno se ne sta occupando. Vi posso dire, noi stiamo facendo delle prove, perché nel progetto che citava il dottor Nardone vedremo, proprio per la potatura ci siamo posti quanto dobbiamo scendere per cercare per essere confidenti, sicuri che non c'è il batterio, e quindi stiamo facendo delle analisi dettagliate per capire se da un ramo secco, da un germoglio, da una branca è possibile arrivare a una zona dove non ci sia il batterio. Ma queste cose purtroppo, e mi riaggancio a quanto diceva prima Ivano, Gioffreda, cioè che sono aspetti concreti, il discorso della purtroppo non sono affrontati, queste poi alla fine diventano delle lacune di conoscenza che nel caso dei tronchi perché anche io mi sono posto il problema, sì, il batterio sta nell'oxilema, ma se io prendo una pianta ancora fresca in vita con la motosega o comunque comincio a schizzettare questi trucioli, è chiaro che lo posso diffondere, ma non ti posso rispondere con precisione perché non lo sappiamo, però il rischio c'è, come regola andrebbero distrutti anche di monitorare, certo. Sì, io direi, cioè, le domande sono tantissime, magari potremmo stare pure fino a tardi. Io vorrei passare la parola, perché si parlava di leggi, di legislazione, al professor Nicola Grasso, magari ci dà delle notizie, delle informazioni utili, proprio perché abbiamo toccato certi argomenti. Se vuole, professore, può fare un intervento. Sì. Si tratta soltanto di fare alcuni chiarimenti su profili soprattutto di costituzionalità. Si è parlato della libertà di ricerca, io vorrei un attimo chiarire che l'articolo 33 della Costituzione parla dice l'arte e la scienza sono libere nell'insegnamento.
nel momento in cui una qualsiasi ricerca scientifica è condizionata dal fatto che i risultati della ricerca devono passare necessariamente attraverso alcuni laboratori, dovunque essi siano, che in qualche modo condizionano la ricerca, e soprattutto qualunque attività deve passare attraverso un'autorizzazione che il servizio fitosanitario deve rilasciare, automaticamente quella attività non è più libera. Un'attività oggetto autorizzazione, siamo proprio all'ABC del diritto costituzionale, non è più libera. Quale? Ma questo è un avvocato, è un professore universitario. In che senso? Che base? Cioè non capisco. Come? Non ho capito la domanda, scusi. Alle basi per parlare di questo. Ma le prove di cosa? Io sto sostenendo una tesi che non sto insinuando, sto affermando che nel momento in cui una qualsiasi attività libera è soggetta a autorizzazioni, non è più libera. Questo è proprio, non è una tesi, cioè è un fatto di logica, è come dire se io devo passare da quella porta vuol dire che entro, cioè è un fatto di logica, non è un fatto di opinione, è un fatto di logica. O di prove, cosa devo provare? Devo provare un'ovvietà? L'ovvietà non va provata. Se mi chiedi, professore, può provare perché quel muro è bianco? Non lo posso provare, è bianco. Non sono un esperto di cromatica. E si dà per accertato. Dopodiché, invito chiunque, voglio dire, ripeto, a analizzare, l'ha detto poco fa il professor Scortichini, cioè in altri paesi non è neanche pensabile l'idea che delle ricerche possano essere limitate ad alcuni settori, cioè non è immaginabile che la ricerca possa essere circoscritta o autorizzata, perché non esiste ricerca autorizzata, essendoci un articolo 33 che parla di libertà di ricerca. Cioè io questo voglio dire con una certa chiarezza, qualunque soggetto che operi un'attività di ricerca non è tenuto a chiedere un'autorizzazione al Ministero, ovviamente questo non è colpa della Regione, quindi questo è evidente, è un decreto ministeriale che lo dice, e quindi è un problema di come il Ministero intende individuare luoghi da dove deve passare la ricerca, anche perché il divieto di movimentazione, oltre a essere incostituzionale, è anche illogico, perché se il rischio è il fatto di evitare che i rami di ulivo passino da una zona infetta a una zona non infetta, già il fatto che vadano a Foggia già di per sé è un elemento che quindi non dovrebbe giustificare neanche il fatto di andare da altre parti, che non si capisce perché il ramo di ulivo può andare a Foggia ma non può andare a Berkeley, a Parigi o in altri luoghi dove magari potrebbe essere studiato con più attenzione. Questo non è chiaro perché è un discorso che appunto non va provato, è un discorso di logica, cioè sono io che chiedo a chi ha deciso perché ha deciso così, non devo dire io, non devo dare io della, sono delle domande alle quali io da anni non trovo risposta. Perché non mi vengono date delle risposte? Perché probabilmente le risposte non risiedono né nella logica né nel diritto, ma risiedono altrove. E c'è un altro problema, c'è un problema dato dal fatto che la stessa Regione fino adesso, e questo ovviamente è una domanda che non va fatta al dottor Nardone ma va fatta ad altri uffici che hanno probabilmente la competenza su questo tema, perché nonostante la legge regionale prescriva l'obbligo di effettuare un censimento degli ulivi monumentali, questo censimento non è stato ancora avviato. Questo non è chiaro perché non sia avvenuto, anche perché questo censimento di ulivi monumentali permetterebbe ovviamente di evitare ciò che sta più a cuore a chi ovviamente si occupa di questo problema, cioè il fatto che vengano tagliati gli ulivi monumentali, che vengano tagliati non perché per il mero fatto che non sono stati censiti. Infine, su quella famosa legge regionale che deroga ai vincoli paesaggistici, io anche lì nutro alcuni dubbi sul fatto che sia conforme a Costituzione, perché i vincoli paesaggistici, per quanto vengano stabiliti e fissati da un piano paesaggistico, hanno comunque la loro fonte in una legge statale che è il codice dei beni culturali. Esiste il 117 secondo comma che prescrive che la potestà legislativa in materia di tutela del paesaggio sia una potestà legislativa esclusiva statale, per cui su questo punto io ho dei dubbi, chiaramente provati proprio dal fatto che esiste un riparto di competenze legislative, e il fatto che si tagli a cuor leggero
all'interno di territori coperti da vincolo paesaggistico è una cosa secondo me abbastanza seria, anche perché bisognerebbe fare tutto questo, soprattutto, io ripeto, il problema è il taglio nel raggio di 100 metri, perché sul taglio della pianta infetta ci si può anche... No, è un'opinione, ma lui posso anche sbagliare, cioè voglio dire, mica io posso, sto esprimendo un'opinione. Di ricerca, di colpire e di altro, stai facendo un'opinione su una cosa che è sangue vivo delle persone che ci stanno mettendo il cuore per cercare di dare una reputazione alla Puglia, stanno promuovendo sulla base di ragionamenti di questo tipo qui dei ricorsi al TAR. Perché tra l'altro il TAR ci ha dato ragione, non si può salvare, sono... scusami, no, leggero dei TAR, no, io non sto dicendo che questo è quello che sto dicendo, telecamere dappertutto, tu allora io su questo fatto posso accettare tutto quello che vuoi, allora, in questo momento io sto dicendo che siccome è stato fatto prima un distinguo sulla separazione tra politica, io qualche telefonata a qualcuno pure fatto di un distinguo, va bene, ecco, ma io infatti non so, allora, siccome stiamo parlando di separazione tra politica e amministrazione, io la critica la faccio a chi quella legge l'ha approvata, non a chi la sta eseguendo. Voglio dire, quindi voglio dire, si taglia a cuore leggero, qua nessuno ha il cuore leggero quando tocca gli olivi, il cuore leggero non c'è. Vabbè, si taglia a cuore pesante, però comunque si taglia, voglio dire. E perché io sono domande scandescenze, anche volte che ho delle scandescenze, me lo volete permettere? Non tagliamo a cuore leggero, è sangue vivo. Ma perché si taglia? Perché c'è una legge. Perché? Perché c'è una legge. Perché se la legge dice che mi può ammazzare pure. Io non sono il politico, io non vado a leggere. Le leggi le approvano i deputati. La situazione è chiarissima. La situazione è un politico. No, lui non è un politico. Non può esprimere. No, lui il direttore Antonio è un tecnico della regione, non è un politico. Ho capito. Però la situazione è chiarissima, voglio dire. La situazione è chiara, noi abbiamo un decreto legge che è nato in base a delle situazioni, c'è un decreto legge che è in piedi, che è quello del 19 giugno 2015, che prescrive determinate cose e che chi tratta la politica sa benissimo, come dicevamo, come ha detto qualcun altro, sono degli aspetti non molto chiari. È chiaro che il dottor Nardone si trova a lavorare con questo decreto, è chiaro, è pacifico questo, no? Cioè lui non può dire non ha questo decreto, però noi possiamo come dire che quel decreto pesanti pressioni e anche minacce, che gli stacchi la parola a cuore leggero ci sta, o no? Io credo che la fede del professor Grasso, lui non vuole fare polemica con il dottor Antonio, io sono ospite, non vuole fare polemica con il dottor Antonio, no, ci sta pure che gli stacchi la parola, perché sono 4 anni che andiamo avanti, forse sono 4 anni che si sta giocando sulla pelle dei coltivatori, sì. Si sta giocando sulla pelle dei coltivatori, ma le associazioni non vengono via facendo questo tipo di informazione, che è un'informazione per tutto deleteria e che non aiuta quello che lei prima diceva, non aiuta né il modo di metterci insieme sulla ricerca, né tantomeno aiuta la pacificazione di questo territorio. Non è questa l'informazione che certamente deve essere fatta nel consesso quando si parla con i coltivatori. Perché sono 4 anni che i coltivatori stanno subendo e stanno senza produzione. Scusate, facciamo finire. Scusate Carlo, allora Carlo, se deve essere corretta, sì. Perché qui si sta facendo disinformazione. No, lei sta sbagliando e io le dico, scusate, io le dico che lei da ospite, perché io l'ho mandato l'invito, sta sbagliando. Io le dico che la situazione che si è venuta a creare oggi e che va avanti da 4 anni, con uliveti che sono in stato di abbandono, con vigneti che sono stati estirpati, con
produzione di tabacco che erano delle eccellenze che non ci sono più nel nostro territorio, ma ritorno a dire con l'abbandono dei terreni da parte dei proprietari e la certificazione che molte associazioni di categoria hanno fallito, va bene? Quindi noi non accettiamo questi discorsi da lei, perché lo vediamo tutti lo stato di abbandono dei terreni e questo è il segno che le associazioni di categoria hanno fallito. Questo è un punto fermo, altro che disinformazione. Certo. Scusate, possiamo chiudere qua il discorso? Possiamo chiudere qua il discorso che è meglio. Scusi, quando le associazioni di categoria vogliono fare la recensione a una cura scientifica, non lo possono fare sui giornali, si rivolgono alle sedi opportune. Se parliamo proprio di correttezza dell'informazione. La sua informazione, il professore è vicino a lei, 2 anni fa è stato invitato da Coldiretti a fare questo tipo di informazione che ha fatto questa sera. Quindi non dica questo che le organizzazioni di categoria non stanno facendo queste informazioni. Quindi 2 anni fa, da quando ha iniziato, lo abbiamo invitato e ha fatto una riunione in Coldiretti, è vero? Su questo tipo di informazioni, anzi io stasera purtroppo mi dispiace, oggi abbiamo letto affermazioni oggi di esponenti di Coldiretti veramente incredibili. Vabbè. Scusi, dobbiamo chiudere, lei non può venire alle 9 e fare il provocatore. Cristian Casini, vuoi chiudere il per caso? Un attimo solo, prego. Sì. Scusate. Allora, io credo che non serva a nessuno questa contrapposizione su problematiche che in altri tempi, specialmente riflettevo mentre si alzavano i toni, mi ricordo che la Regione ha dato troppo spazio ad alcune iniziative tendenti a limitare, anzi proprio ad evitare l'eradicazione. Adesso si stanno ribaltando, mi sembra, i ruoli. Non credo che sia questo il modo, nel nostro interesse, di contrapporsi uno con l'altro. Oggi l'iniziativa aveva un altro fine, che io onestamente è stato quello che mi ha motivato e che mi ha fatto piacere, perché finalmente ho sentito parlare di cose concrete che a noi interessano come agricoltori. Allora, al di là di tutto, io mi sono posto il problema, come tutti quanti gli agricoltori, che cosa si può fare nelle more che la ricerca trovi soluzioni definitive, probabilmente non so quando, ma come convivere con questa cosa. Allora, io oggi ho avuto il piacere di ascoltare delle cose, anche se avevo un po' di scetticismo, ho seguito da tempo le posizioni del professore Scortichino e siccome ritengo che sia una persona di scienza, io ritengo che debba avere il massimo rispetto, e il massimo rispetto io vorrei che lo avessero anche le istituzioni. In questo caso mi rivolgo alla Regione. Perché? Perché io oggi ho recepito un messaggio dal sopralluogo che abbiamo fatto, dalla chiacchierata che è stata fatta, dall'esposizione che sono state fatte da ambedue relatori. E sinceramente credo che anche la Regione, probabilmente questo aspetto posto dal professor Scortichini in particolare della convivenza, per le ragioni scientifiche che ha dato, non perché sia magari una cosa così campata in aria, probabilmente credo che merita maggiore attenzione da parte della Regione in termini di impegno di spesa per la ricerca anche in quella direzione, perché credo che bisogna poi cercare di dare la giusta attenzione. Se è vero quanto affermato che probabilmente non si risolverà il problema con il reimpianto, cosa per la quale tutti quanti noi
diciamo siamo interessati, io per primo sono interessato, sto aspettando con ansia, eccetera. Però oggi mi ha posto dei grossi dubbi, al punto tale che, se è vero quello che ho capito, spero che di aver capito bene, che probabilmente l'idea di fare una sostituzione delle piante infette, probabilmente lo devo mettere da parte, devo cercare di salvare ciò che è salvabile, probabilmente limitarmi a sostituire quelle che sono morte. Bravissimo. Allora, questa cosa, siccome stiamo parlando, in un momento, ne approfitto del direttore Nardone, della presenza, nel momento in cui la Regione sta valutando nel dettaglio cosa si può fare, in che modo, con quali limiti, con quale diciamo, forme muoversi, perché non andiamo a una sostituzione a tappeto, a prescindere dall'effettiva necessità, ma non solo tenendo conto delle cultivar da sostituire, ma secondo me credo che sia importante tener conto anche di questi aspetti che oggi il professore ci ha portato, diciamo, di sua conoscenza. Quindi pregherei, ecco, che su queste cose la Regione prenda una posizione. Ho avuto modo di ascoltare un paio di volte la task force, diciamo, su YouTube, anche il professore costituzionalista, e io credo che Emiliano, il direttore Nardone, devono avere dei suggerimenti pratici, chiedeva il presidente Emiliano in qualche, nella seconda task force o la quarta, non mi ricordo qual era, che in modo particolare cercava di stimolare, diciamo, i componenti. Beh, credo che qualche contributo in termini di proposte ci sono, che magari si discostano da coloro che magari pensano che l'unica alternativa rimane il reimpianto. Ora, io su questa cosa vorrei che la Regione ponesse un po' di attenzione. E poi, se posso permettermi, non in vena polemica, lo dico con uno spirito sempre di collaborazione, che tutti, a partire da me, ma anche un dirigente, ma proprio perché è un dirigente, raccoglie quello che questa sera è emerso dalla discussione e non può prendere decisioni politiche, però può segnalare al politico, di cui lei è uno stretto collaboratore, di quello che, diciamo, l'aria che gira nel Salento. Quindi non senza... Io credo di averlo già detto, io sono qui questa sera perché noi abbiamo finanziato la ricerca di Marco Scuola, quindi che vada detto, cioè, non ci sarebbe ragione. Noi l'abbiamo finanziata, volevamo di avere dei suggerimenti, delle risposte, abbiamo, per detta dell'articolo stesso, delle risposte promising, promettenti. Il Presidente si è espresso anche sul giornale, diciamo, tutto prima di dire fate questo. Dobbiamo certificarlo scientificamente, si parla, parlavamo prima del tacchino induttivista, tutto deve diventare un paradigma, deve essere fatta una strada e un percorso. Però non mi sembra che io sono venuto qui per dare atto che attraverso la ricerca noi cerchiamo di dare, pensiamo di si possa dare una risposta a questa cosa qui. Voglio dire, con Marco siamo in sintonia. Questo è il punto che voglio dire e voglio sottolineare a doppio mandato. E sono venuto qui e ho accettato l'invito a venire qui per parlare di ricerca e di quello che si sta facendo nella ricerca, dando anche atto che effettivamente si è fatto già un convegno su tutto quello che la Regione, in bene e male, ha fatto per la ricerca. Ecco, quindi mi sembra che trova completamente conferma le sue parole in quello che ho già detto precedentemente, volevo ribadirlo. Vorrei capire, professor Cortichini, che è protagonista di questo studio, secondo lui quali sono i passi concreti successivi a questo punto, perché altrimenti ce ne usciamo da qui come siamo entrati. Cioè, è vero, ci vuole un percorso certificativo, però dovrebbe essere tracciato quantomeno con l'idea di questo percorso questa sera, perché tutti ce ne usciamo da qui sapendo dove si deve andare. Questo non lasciamoci così. Bene, no, io professor Cortichini, dica. Ve lo dico, allora io un'idea ce l'ho e qui approfitto che c'è anche Gianluca Nardone, perché ho avuto modo di sapere da voi, da persone vicine, molto vicine anche a Galatone, che esistono nella misura PSR della Regione Puglia, non so quale il numero perché ogni regione le cambia, una misura che può incentivare territori, aree territoriali per il recupero del paesaggio e dell'ambiente.
Dico questo perché? Perché indubbiamente in una cultura, io non ho fatto l'esempio, altri esempi di, perché c'era poco spazio, però mi rendo conto che la redditività dell'olivo nel Salento in alcune situazioni potrebbe non giustificare o non, per così dire, stimolare questa serie di cose che abbiamo stasera visto: il trattamento, le ripetute operazioni meccaniche, il suolo, le potature regolari. Mi rendo conto che in un contesto di reddito, diciamo, medio, per non dire medio basso, un aggravio di spese potrebbe costituire un fastidio non secondario all'agricoltore, magari di piccola estensione. Ecco perché, e qui approfitto che c'è il dottor Nardone che mi dovrebbe dare la conferma di questa misura di cui ho sentito parlare proprio qui, che potrebbe fare uno sviluppo di area, perché poi questi problemi vanno affrontati a livello di area, io l'ho detto in piccola parte, cioè se c'è l'agricoltore virtuoso che avete visto oggi, che fa tutto, ma intorno, come avete visto, è circondato o dal deserto o dalle erbe alte 1,5 metri, lì sarà sempre a rischio. Non voglio dire che serve poco, perché avete visto che quel poco o quel tanto già serve, però è comunque un rischio. Queste cose vanno affrontate a livello di area. Bene, con questa misura, mettere insieme dei comuni dove poi tutte queste operazioni che stiamo dicendo vengono finanziate, perché beh, possono venire finanziate le potature, le arature, in un e si riapre un contesto virtuoso in un'area che può diventare un modello di ripristino. Io la vedo così. Adesso chiedo al dottor Nardone se c'è questa misura, perché me ne hanno parlato. Quindi il finanziamento non può andare per vie di aziende agricole, perché altrimenti il risultato... Allora, se tu fai un discorso di area e dici vediamo, perché se no grava sul singolo, chi la fa la potatura e il costo del trattamento? Allora, se c'è un discorso di interesse di area, dove parte di questi costi possono essere sostenuti dalla misura del PSR, allora è più facile ripartire. Quel nucleo potrebbe diventare un come dire, fondante poi per il resto dell'area, della comunità. E quindi qui un aiuto pubblico è fondamentale. Ripeto, a Latina hanno fatto da soli, adesso spendono 1.000 euro l'anno tra i vari trattamenti, ma quella è una cultura che al netto gli dà tra i 15 e i 20.000 euro ad ettaro annui. E il kiwi, perché il kiwi, cioè xylella, a confronto del cancro batterico del kiwi è niente, lì le piante sparivano in 2-3 settimane, è chiaro, e dopo il panico iniziale, quando anche lì si aspettava l'aiuto della regione, che non è mai avvenuto, o se no in piccola parte, hanno cominciato a rimboccarsi le maniche, e chi ha messo una cosa, chi una cosa, sono andati avanti. Ma è chiaro, io butto, tra virgolette, 1.000 euro, ne guadagno altre 14.000, lo posso fare. Qui non mi sembra che ci siano queste condizioni. I costi sono molto più bassi, ma vanno a impattare su un settore che purtroppo, volenti o nolenti, non rende. Allora, ecco perché io vedo in questo senso un discorso di ripristino di paesaggio ambientale, che potrebbe passare per, non so, la valorizzazione delle cultivar autoctone, ma che comunque incentivi queste misure. Scusate, io vedo questa strada. Scusate, allora, sono le 9:25, ho 5 persone che vogliono intervenire. Non lo so, diamoci una scadenza, se no facciamo, no? Penso... velocissimi, telegrafici, e andiamo a chiudere. Vuoi intervenire tu, Luigi, veloce? Velocissimo, noi abbiamo allora, intanto voglio principalmente parlare con il politico, in questo caso che è Cristian Casili, e poi anche con il dirigente della Regione Puglia, Nardone. Allora, noi abbiamo un nemico comune, lo possiamo chiamare xylella, chiamiamoli patogeni, quello che vogliamo, l'abbandono, eccetera, ma abbiamo un altro nemico però, è questa decisione di esecuzione europea, che non è basata su nulla. Lei mi può dire stasera
o abbiamo chiesto mille volte di sapere dove stanno le ragioni scientifiche che abbattendo si ferma il batterio? No, ma ce l'ha detto lui prima, poco fa, se ho capito bene. Può darsi che sono un asino, perché io non sono un esperto, diciamo, non faccio parte di Coldiretti, non faccio parte di... ma come, se ho capito bene quello che ha detto, il batterio non lo togli. Allora, va detto all'Unione Europea questa cosa, che sono così stupidi asini che non hanno capito che il batterio non si eradica, non lo hanno capito. Chi lo deve dire? Nardone, chi glielo deve dire? Glielo deve dire qualcuno forse, io no. Se volete posso anche andare io a dirlo come cittadino, ma credo che ci debba essere un impegno della Regione Puglia, oltre a favorire la ricerca che è super necessaria in questo momento, a 360 gradi, togliendo possibilmente i vincoli, migliorando, qualificando, andare all'Unione Europea e dire: cari amici, io ho una ricerca scientifica fatta da un'equipe di 21 persone, il batterio non si può togliere, ma già lo sapevano questo fatto, allora cambiamo la decisione di esecuzione e vediamo quali alternative fare. Se non si fa questo, vuol dire che nemici in questo caso sono forse la burocrazia, sono... perché noi, caro dirigente, noi qui ci viviamo e i nostri alberi stanno qui ed è qui che vogliamo vederli salvare, perché se a Foggia, non so, forse viene da Foggia lei, non ci sono questi problemi e il vostro paesaggio, il vostro panorama non vi ha intaccato, ma per noi è un dolore gravissimo ogni volta che si abbatte un albero. Quell'albero isolato del quale parlava lei, che è stato individuato, io l'ho visto l'altro giorno e mi chiedo anche com'è possibile che sia positivo alla xylella, ma sono domande che mi faccio da cittadino e i cittadini sono forse magari meno importanti dei dirigenti e dei politici, però me la faccio una domanda: com'è possibile che questa xylella salta di 50 km, di 20 da là? Allora, la decisione di esecuzione europea, oggi siamo nelle condizioni di chiedere di modificarla. Cristian, scusa, puoi intervenire? Dal politico ha detto, lui direttore... Io posso soltanto dire che è difficile che abbia visto l'albero, perché gli alberi dell'anno scorso li abbiamo tutti abbattuti. Questa è una questione per chiarezza. Anche per chiarezza, io non intervengo sulla decisione comunitaria, sebbene io sappia la nascita della stessa, abbia partecipato, sappia da dove viene la genesi e anche sul fatto che tutti quanti noi sappiamo che non si può eradicare o altro, io continuo a ribadire, per quanto mi compete, che noi come servizio, io gestisco, dirigo la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, orgogliosamente ho una squadra di persone che sono il servizio fitosanitario regionale, che da 4 anni, 5 anni stanno cercando di, subendo botte da destra e sinistra, di fare quello che devono fare e magari nel fare questo anche subendo delle, diciamo così, delle ripercussioni personali di altra natura. Con i miei cito sempre Pasolini nella sua poesia di Valle Giulia, io sto con la mia parte. Poi per quanto riguarda il suo ragionamento, ripeto, sulla decisione, la decisione è presa in un luogo, in un certo luogo ci sono tutte le possibilità di far sentire la propria voce e le garanzie, questa è una questione politica, noi politicamente siamo riusciti a far modificare questa stessa decisione su aspetti che noi ritenevamo fondamentali, l'olivo monumentale e il reimpianto e anche la possibilità di non sottoporre a termoterapie alcune varietà di vite che ponevano dei problemi al nostro, ai nostri vivaisti. Quindi su questa decisione abbiamo inciso, possiamo incidere laddove chiaramente questa cosa trova un equilibrio con la parte decisoria, che non è soltanto la comunità europea, nel senso della DG Sanco che mette la comunità, ma tutto lo scopo, ossia tutti i servizi fitosanitari internazionali. Chiaramente quando avessimo valori probanti molto molto interessanti, la scienza ci dicesse che questa è sicuramente la decisione giusta, credo che neanche noi dovremmo lottare tanto per modificare una decisione che sarà cambiata di per sé, visti i risultati della ricerca che stiamo promuovendo. Sì, grazie, no, sarò molto breve. Io ho seguito con passo passo quanto prodotto da Marco Scortichini, lui lo sa, ci siamo sentiti spesso per telefono e più ci sono stati altri incontri dove lo abbiamo coinvolto. Però vorrei soltanto una cosa consiglio a Marco, di togliere la parte della
della CICAS, perché quella va a compromettere tutto il lavoro, perché poi la CICAS è una cicadacea da non confondere con le palmace, e poi comunque con alcuni colleghi paesaggisti dietro commentavamo quante CICAS abbiamo visto per 3-4 anni simil Moncone, e poi voglio dire ritornare ho capito Marco, però ti assicuro, senza fare nulla ripartono, no, poi ripartono senza alcun tipo di, quindi forse è meglio toglierla quella parte là. Comunque detto ciò, qui bisogna capire una cosa molto importante. Io lo dico a tutti: non c'è una norma che a livello mondiale abbia risolto fitopatie importanti. Le fitopatie non si contengono, non si combattono, non si gestiscono con le norme. Le norme si fanno, poi si applicano, non voglio dire che le norme non si devono fare, ma voglio aggiungere una cosa: ci vuole un patto, io l'ho detto l'altro giorno, un patto con il territorio. E lo ricordavo anche ad Emiliano, perché lo stesso Emiliano, qui abbiamo Gianluca Nardone, ma lui è in qualità di tecnico. La politica in questa fase così importante non può guardare dalla finestra quello che emerge dalla scienza, dalla ricerca e quant'altro. La politica deve avere la responsabilità, parlo a tutti i livelli, non è un attacco politico questo. La politica deve avere il coraggio di immaginare, perché quando il signore, ma come lui credo in sala in tanti pensano, a quello che si deve fare dopo aver approfondito alcune strategie, bisogna capire come farlo, perché quando all'inizio si criticava la strategia di contenimento, la si criticava perché si diceva che non c'erano le condizioni sociali ed economiche per attuare quanto ci diceva la decisione di esecuzione, poi i decreti ministeriali e quant'altro. Perché quando i comuni non hanno risorse economiche per poter intervenire nelle proprie aree perurbane, quando i consorzi di bonifica hanno 230 milioni di euro di debito e non hanno un operaio che va a pulire, o non hanno, diciamo, gli operai necessari per pulire tutti i canali, quando le province sono state esautorate dopo il decreto del Rio e non hanno la forza per andare a pulire le loro aree di competenza, quando gli agricoltori, e parliamo qui della provincia di Lecce, si sono ridotti a un manipolo di gente coraggiosa che è ancora rimasta in campo, perché la maggior parte si è fatta grande, è andata avanti con l'età, ha delle esigue pensioni e chiaramente non ha la forza di poter intervenire, penso a quello che si deve fare in questi giorni per tenere puliti i nostri campi. Io non credo che ci sia un pensionato oggi che con 4, 5, 600 euro di pensione abbia la forza di chiamare un conto terzi per farsi ripulire il proprio terreno. Allora queste cose vanno dette sicuramente a tutti i livelli. Va detto al governo, a un governo che speriamo che nasca, e va affrontato un altro discorso. L'ulivo ha un valore d'uso, che è il valore economico, e un valore paesaggistico. Adesso, se noi non comprendiamo che questi due concetti non sono distinti, ma sono un'unica cosa, perché poi questo paesaggio non è che si è creato per opera dello Spirito Santo, si è creato perché l'ulivo ha rappresentato una risorsa economica sicuramente e anche paesaggistica per il nostro territorio, un po' il giardino di Puglia. Allora chiaramente per fare tutto ciò però bisogna capire come intervenire, perché nel momento in cui Scortichini o Mario Rossi o altri ci dicono che bisogna intervenire con alcune misure, noi dobbiamo anche chiederci e fare i conti in tasca, i conti della serva, per capire dove arrivare con alcune azioni che servono poi per contenere e gestire quanto altro. Questo lavoro chiaramente è un lavoro che deve fare innanzitutto la politica, perché c'è la parte tecnica che gli dà delle indicazioni e poi c'è la parte politica che si assume la responsabilità di come quelle azioni devono essere declinate per renderle poi reali e calarle sul territorio, altrimenti noi facciamo una montagna di convegni. Io ho consigliato a tutti: uscitevene un attimo dal dibattito, ma non perché non sia necessario o non serva, dal dibattito batterio o non batterio. Qui abbiamo una malattia che ha coinvolto tantissime persone, dagli agricoltori, e bisogna guardare anche a quegli agricoltori. Prima il signore applaudiva, Carlo prima applaudiva quando il signore, mi ricordo il nome, scusami, Mino, quando Mino interveniva e diceva: io ho delle piante secche, che cazzo devo fare con quelle piante secche, sto cercando di poi quando disperare il reimpianto. L'ho scritto l'altro giorno io, apri di cieli, sei contro, a favore del reimpianto perché vuoi estirpare. Calma,
calma, perché questo dibattito non porta assolutamente a nulla. Io ho detto le stesse cose che ha detto il Signore. Dobbiamo guardare a quei nervi scoperti di quegli agricoltori, e io poi proprio l'altro giorno ad Emiliano ricordavo una cosa, anzi poi magari, visto che anche l'assessore è difficile trovarlo su questi territori, e questo magari glielo puoi pure dire, perché ci farebbe piacere anche parlare qui con la parte politica. No, ma Gianluca non è un... ci fa anche piacere in un incontro così importante parlare anche qui. Quanti milioni di euro, di ore di lavoro si sono perse, di quella gente, di quell'ammortizzatore sociale che era la nostra olivicoltura, con tante persone che si prendevano quella disoccupazione a seguito di quelle, del raggiungimento di un numero di giornate lavorative? Cioè qui nel Salento c'è un problema, l'ulivo ha aperto a un problema veramente di natura sociale, economica importante. Allora bisogna anche capire, per questo ti chiedevo prima fuori dal microfono, che cosa stiamo facendo anche per rinegoziare, o quando sarà che dobbiamo trattare la prossima programmazione, perché ci diciamo sempre questa programmazione è purtroppo figlia della programmazione del governo precedente, cioè di Vendola, non possiamo fare nulla. Allora noi dobbiamo far capire all'Europa che qui 60 milioni di piante di ulivo, che costituiscono il 21% della superficie boschiva dell'intera regione, che è tra l'altro la più povera in boschi dell'intero paese, assolve sicuramente a un ruolo economico, ma anche e soprattutto a livello paesaggistico, e costituisce e forma il benessere delle nostre comunità. Quindi bisogna, io lo dico agli amici, tanti amici che vedo abbastanza critici sui portali e con i quali io parlerò sempre, anche con coloro che sono abbastanza, come dire, istintivi, c'è Ivano, c'è Luigi, ci sono tante persone in sala con cui abbiamo fatto tanti incontri. O qui ci mettiamo nelle condizioni veramente di fare questo patto con il territorio, perché anche io ho criticato le associazioni di categoria, Ivano lo sa, Luigi lo sa, ma oggi serve veramente quella responsabilità di dire attenzione, e io ho lanciato già, e di questo vorrei che Emiliano si preoccupasse, in questo caso la politica, come dobbiamo pensare in quei territori dove abbiamo avuto purtroppo un attacco importante a ridisegnare quei territori, perché se lasciamo in mano al caso il fatto di impiantare in un modo lì dove manca l'acqua, perché poi nel mezzo Salento è senza acqua, abbiamo la salinizzazione ormai delle nostre falde che ha coperto interi buffer, allora è qui che ci dobbiamo sedere tutti quanti e fare lo sforzo che fa un semplice giardiniere, immaginare cosa vogliamo immaginare a questo territorio, perché l'immaginazione non è un esercizio romantico, ma è un esercizio che la politica in primis e i cittadini, che sono poi dovrebbero appunto essere parte della politica, devono fare. Quindi dobbiamo sederci veramente tutti di fronte insieme su un tavolo con le associazioni di categoria, con coloro che eccepiscono alcune problematiche, con coloro che hanno delle criticità, con la scienza tutta, e capire veramente quali indirizzi economici dare al nostro territorio, perché altrimenti avremmo sempre, veramente vado alla conclusione, qualcuno che dice sì vabbè, abbiamo trovato questa cosa e adesso che si fa? I 37 milioni di euro che la regione ha, perché la regione non ha una forza economica, diciamocelo a chiare lettere, per poter affrontare un immane problema che sta riguardando territori sempre più ampi, sia di seccamento di X, a me non interessa, io guardo quello che succede sui territori. Allora mettiamoci tutti quanti insieme per non fare gli errori del passato. Noi abbiamo un piano paesaggistico, il miglior piano paesaggistico del mondo, io lo definirei, perché in Italia ce lo invidiano tutti, a questo punto io dico del mondo, che ci dà già degli indirizzi importanti. Questo piano paesaggistico viene costantemente disatteso, perché nessuno si mette a leggerlo, perché richiede anche in quel caso un po' di passione, un po' di partecipazione. Io ero contrario, noi eravamo contrari alla deroga nelle zone, anzi per la verità c'è Nicola qui sul censimento, ho cercato di inserire quell'emendamento che poi è stato accolto in consiglio regionale, per dire riusciamo a censire le nostre piante, visto che forse oggi probabilmente soltanto un terzo, un quarto dell'intero patrimonio arboreo della regione è stato censito. Non si è fatto ancora perché mancano le risorse, perché la regione è in difficoltà, sono in difficoltà gli uffici, sapete quello che succede nel PSR, però senza essere polemici, io ho detto l'altro giorno all'assessore Di Gioia in commissione, si parlava di consorzi di bonifica, cerchiamo di essere tutti quanti più costruttivi, mettiamoci su un tavolo e capiamo veramente che risposte dare alla gente, ripeto, e il 60%, quasi il 70% dei produttori sono piccoli produttori, ripeto,
che non faranno, parlo almeno della provincia di Lecce, che ha quasi 100.000 ettari di superficie olivicola di sau a olivo, e questo lo dico anche alle associazioni di categoria con cui dobbiamo interloquire, e dire a loro attenzione, non facciamo gli errori del passato e non facciamoci accarezzare da situazioni che non possiamo fare. Questo lo facciamo chiaramente insieme ai tecnici, insieme a tutti gli agronomi, insieme a parte della scienza, perché anche in questo caso dobbiamo chiederci che cosa fare, lo dico adesso il presidente Coldiretti, in quelle aree in cui abbiamo roccia fiorante, chiudo veramente, crocifisso, roccia fiorante, in cui l'ulivo è stato impiantato e innestato sul selvatico, in cui sarebbe impensabile poter pensare di rimpiantare cultivar X, idonee, non idonee e quant'altro. Ci dobbiamo interrogare anche per quella parte del territorio, però attenzione a semplificare in modo, veramente chiudo crocifisso, in modo positivista, perché il problema di tutta questa faccenda è il positivismo. Allora qui ci dobbiamo mettere tutti quanti, ripeto, in testa di fare, di stringere questo patto con il territorio, bianchi, rossi, verdi, gialli, ascoltando un po' tutti e soprattutto, ripeto, questo lo diremo in consiglio regionale, incalzeremo Emiliano e l'assessore, cercare che la regione si spinga per dire quali risorse ci sono e come permettere alla nostra gente, che ripeto non ha un euro in tasca, per poter riprendere a ritornare in campagna. Io credo che non si ritornerà più come nel passato, ma questo sforzo di ridisegnare tutti insieme, non dico il paesaggio, perché è una cosa anche lì è semplicistico, ma ridisegnare tutti quanti insieme nuove forme di agricoltura che ci chiedono gli associati, non associati, noi questo sforzo dobbiamo fare tutti insieme. E grazie per l'opportunità di aver dato questo breve contributo. Io, scusi un attimo, sì. Io, Cristian, guarda, stiamo per chiudere, lascio la parola a Coldiretti, non ci sono problemi, non ho pure. Cioè, parla un attimo solo, Carlo, io voglio intervenire sulle parole di Cristian. Cristian, tu sai benissimo la situazione, quante cose ci siamo dette, eccetera. Allora, prima abbiamo parlato di ricerca, di elogio alla Regione Puglia che con la task force ha messo in piedi 27 campi. 27 progetti per la ricerca volti alla cura dei terreni e degli alberi, perché magari l'intervento integrato, perché ci sono anche altre sperimentazioni che sono rivolte alla cura dei terreni, potrebbero essere efficaci. Tu ci chiedi di collaborare con le associazioni di categoria, l'hai appena detto, ma anche oggi, io Cristian guarda veramente, non, anche oggi leggo sul quotidiano affermazioni da parte del presidente Cantele sulla task force molto, io gli ho detto prima l'esponente, mo gli lascio la parola, incredibili, perché così si esprime, lui si riferisce ad Emiliano dicendo che la task force è presidiata solo da cattivi consiglieri che lo, rivolto a Emiliano, allontanano dalla scienza vera e lo hanno indotto a finanziare ricerche quantomeno dubbie. Allora noi questa sera abbiamo fatto un incontro, ci stiamo battendo da anni, vogliamo chiarezza, vogliamo anche, diciamo, correttezza nei rapporti. Allora se si richiede collaborazione deve essere reciproca, deve essere netta, deve essere chiara, non può essere chiesta la collaborazione e il sacrificio a una parte e poi sui giornali oggi si cerca di attaccare una parte della scienza perché forse, non lo so per quale motivo, ce lo devono dire, perché sono scettici sulla ricerca per esempio del professor Scortichini o delle altre 27 sperimentazioni in campo. Questo ce lo devono pure spiegare, grazie. Grazie. Intanto buonasera Sindaco, sono il direttore della Coldiretti, Giuseppe Brillante. Intanto intervengo semplicemente perché anche lei nel momento in cui stava chiudendo il convegno mi dice di alle organizzazioni, un appello alle organizzazioni di categorie di collaborazione rispetto alla ricerca. Giusto per darle un'informazione, la Coldiretti, parlo per me ovviamente, è stata l'organizzazione che ha chiesto a livello nazionale, regionale, di far diventare il Salento un laboratorio a cielo aperto. Questo significa che rispetto alla ricerca noi abbiamo, come dire, una speranza non piccola, grandissima, o meglio, è l'unica speranza che abbiamo per uscire da questa situazione. Il dottore Scortichini sa anche, lo accennavo prima, che abbiamo invitato lui così come abbiamo invitato altri
sei ricercatori, per quelli che conoscevamo ovviamente, ma se ce ne fossero stati altri 10 li avremmo invitati tutti e 10, perché abbiamo fatto gli incontri specifici, non come devo dire convegnistica, ma bensì proprio in termini di rapporti, perché la gente voleva sapere che cosa si fa, come può essere attivato e quant'altro. Cioè abbiamo dato l'informazione e abbiamo cercato di portare tutte quelle informazioni, anche quella che lei probabilmente pensa che a noi possa dare fastidio, ma quando si parla di ricerca, la ricerca è necessariamente a tutto campo, perché altrimenti non si può chiamare ricerca. Ricerca significa trovare anche da cose diverse, diciamo così, la soluzione all'obiettivo che teniamo. Tenga conto che per esempio si sta facendo una ricerca utilizzando le nanoparticelle, cosa che era impensabile applicare anche all'agricoltura, e questo si sta facendo. Quindi dalla parte delle organizzazioni di categoria, parlo di Coldiretti ovviamente, rispetto alla ricerca non c'è una come devo dire, un'apertura, c'è una speranza, dico anche di più, e chiedo per esempio anche al dottore Scortichini, che noi aspettavamo e aspettiamo che il CREA, in maniera particolare, che è stato insignito, diciamo così, indicato dal Piano Olivicolo Nazionale come in un certo qual modo il coordinatore su questa attività della ricerca della Xylella, che questo possa essere fatto a livello nazionale, perché sono stati stanziati 4 milioni di euro per fare questo. Io spero che il CREA faccia questo tipo di lavoro, perché è un fatto che noi aspettiamo. Io dico, abbiamo, sapete, in questi giorni in una posizione molto critica nei confronti della Regione, molto critica per una serie di azioni, in particolare sul PSR. Devo dire che sul campo della ricerca, rispetto alla Xylella, la Regione in particolare ha fatto tantissimo. Certo che spingiamo la Regione a fare di più, perché vorremmo che ci fossero più fondi, ma penso che anche la ricerca di Marco Scortichini abbia avuto dalla Regione le braccia aperte, nonostante, voglio dire, inizialmente era partito in una maniera diversa da quello che conosco io, cioè è stato ampliato il fondo per la disponibilità per dare a Marco Scortichini e ad altri, voglio dire, per dare a tutti i ricercatori la possibilità di fare la ricerca. Allora è questo quello che noi stiamo aspettando dalla ricerca, che ci dia le risposte. È ovvio che la ricerca ci deve dare le risposte, e Marco Scortichini come il dottore Nardone sanno benissimo la ricerca come deve dare le risposte. Cioè la risposta non può essere, oggi voi è stato fatto ed è giusto che sia fatto, come devo dire, una pubblicizzazione del lavoro che si sta svolgendo, ma la ricerca di Marco Scortichini, così come di tutti quanti gli altri, non è ancora terminata, cioè non è ancora una risposta purtroppo alle imprese agricole, non è ancora una risposta purtroppo alle imprese agricole, perché la risposta avviene nel momento in cui si è completato il piano di ricerca e nel caso specifico, voglio dire, si individua un prodotto che è buono per combattere la Xylella, questo prodotto avrà l'autorizzazione a stare scritto nell'etichetta che quel prodotto è registrato anche per la Xylella. In questo momento noi non possiamo dire questo, è un tentativo che noi speriamo possa andare in porto in maniera positiva. Questo è quello che noi dobbiamo, e dobbiamo guardarli in questo modo, altrimenti facciamo i tifi, facciamo i tifosi dell'una e dell'altra parte, e quindi voglio dire che non è questo quello che ci aiuta e quello che noi stiamo facendo. Un'ultima cosa, insomma, mi è sembrato di cogliere un atteggiamento, come dire, rispetto all'ultima decisione comunitaria e quindi al decreto di cui stamattina si parlava in assessorato, relativamente al reimpianto, come se questo elemento del reimpianto potesse diventare un atto deleterio per il nostro territorio. Io spero che tutti quanti lo possiamo leggere come un atto finalmente di liberazione, perché noi da 5 anni, dal 2013 ad oggi, siamo dentro una gabbia, e sono le imprese agricole che stanno dentro le imprese agricole di Lecce che stanno dentro una gabbia. Stare dentro una gabbia significa che quelle imprese che si stanno vedendo seccate le piante stanno morendo o sono morte.
le imprese sono morte. Quando parliamo di imprese sono morte, parliamo dei numeri a cui faceva prima riferimento il dottor Casini, perché significa aver perso non solo l'attività produttiva, aver perso l'aspetto ambientale e paesaggistico, significa aver perso le occasioni di lavoro che, a cui l'olivicoltura ha dato e sta dando, ancora dando a questo territorio. Pertanto guardiamo, come devo dire, anche in termini di azione sociale che dobbiamo fare, perché parlavo prima, perdonatemi della eventuale alzata di voce, di informazione di un certo tipo, anche su questo fatto va fatta l'informazione che deve essere, come dire, corale da parte di questo territorio. Se da parte di questo territorio vogliamo dare soltanto la preminenza a un aspetto, io per quanto mi riguardo solo quello economico, lei eventualmente soltanto a quello ambientalista e paesaggistico, parliamo come, insomma, ci comprendiamo, dico, e dividiamo queste cose, non va bene né la sua tesi né la mia tesi in maniera isolata. Siccome abbiamo detto e sono convintissimo che l'olivicoltura ha avuto ed ha ed avrà e dovrà avere, voglio dire, una funzione economica molto forte insieme a quella paesaggistico, non potrei dire diversamente, specialmente su questo territorio, non potrei dire diversamente, voglio dire, stiamo parlando del Salento, non sto parlando di un altro territorio dove semmai le piante di ulivo, così come sono state fatte, che voglio dire, in Spagna c'è un sistema di produzione che forse ambientalmente non dà quella soddisfazione che vediamo qui, ma proprio perché qui abbiamo questa soddisfazione anche di carattere ambientale, paesaggistico e quindi culturale e quindi storico, vanno uniti queste forze, ma unite significa che non è possibile che noi ogni giorno ci dobbiamo sentire attaccate come imprese agricole, come se noi rispetto a questa malattia noi ci stiamo facendo gli affari sopra, ma io spero che non sia lei né Santone né complottista né negazionista, spero che non sia con negazionista, perché la Xylella esiste, no, ma ci sta chi, ma ci sta ancora chi è che pensa che non ci sta, la Xylella, ci sta ancora, non esiste nessuno che dice una cosa del genere, come dice? Non mai nessuno, voglio quando l'hanno detto, non vi preoccupate, vi porto i giornali, vi porto le interviste, non vi preoccupate, questa è cattiva informazione, anche una volta. Allora chiudo, però vado a chiudere, scusami, vado a chiudere perché era necessario, voglio dire, dopo le parole tra l'altro di Casilli, insomma, che ha espresso una serie di considerazioni, non potevo aggiungere altre se non questo appunto, che le imprese agricole su questo territorio devono essere difese non soltanto da me, organizzazione agricola, ma devono essere difese dai comuni che per esempio sul caso della 102 hanno fatto passare 2 anni prima di fare l'istruttoria, per fare un esempio, che sul problema delle buone pratiche e quindi delle lavorazioni che devono fare anche i comuni e principalmente i comuni e consorzi bonifica e quant'altro devono fare i lavori che io sono obbligato come impresa agricola a fare nella mia impresa, ma che devono fare anche le aree pubbliche, cioè qua o facciamo tutti insieme il lavoro e l'obiettivo, va bene, che ci siamo posti, che è quello di salvare le imprese agricole, né salvare le imprese agricole, non c'è dicotomia su un fatto, Cristiano, non c'è dicotomia sul fatto tra le imprese agricole e i piccoli proprietari terrieri, non c'è, perché questo è un altro elemento, e chiudo, non c'è, perché non può esistere, perché se partono le imprese agricole, sapete meglio di me in agricoltura come in tante altre attività come si fa, se io svolgo un'azione, diciamo così, positiva, il mio vicino svolgerà lo stesso tipo di azione, allora il reimpianto che è stato accettato, così come abbiamo chiesto oggi alla Regione, che sia per tutte le varietà, che sia per tutte le piante ospiti, va bene, che possa essere mantenuto su questo territorio in modo da dare futuro all'impresa agricola, perché i coltivatori vogliono ripiantare l'ulivo, perché per ripiantare l'ulivo hanno bisogno di dare reddito alla propria impresa. Grazie. Allora scusate, chiudiamo il convegno. Scusate, dottor Brillante, solo guardi 10 secondi. Lei chiede rispetto per le aziende,
io le chiedo rispetto per i cittadini che vogliono la tutela del paesaggio. Noi abbiamo detto stasera, lei non è venuto, faremo di tutto per salvare i nostri ulivi finché è possibile, quindi benvenga la cura Scortichini se ci dà una mano a salvarla. Laddove la situazione è compromessa, l'ho detto prima, siamo aperti a ogni discussione civile, democratica e nel reciproco rispetto. Io sono queste le parole che ho usato stasera e le ribadisco. Anche il signore prima diceva che lui tenderà a salvare gli ulivi, farà di tutto per salvare i nostri, quindi il rispetto comunque ci sta anche dall'altra parte, di chi si è intestardito a far rispettare l'articolo 1 della Costituzione, che è quello proprio della tutela del paesaggio e della storia. Un minuto solo. Io voglio chiudere. Io vorrei capire le sputacchine nei miei campi di grano, cosa dovrò fare? E rimangono là, è una riserva per le sputacchine, lo sappiamo benissimo, le falle che ci sono tantissime. Carlo, scusi, chiudiamo solo, sì. Per rispetto di tutti, sì. Velocissimo, telegrafico. Allora, io voglio rispondere al mio carissimo amico Cristian Casilis, amico da sempre e amico per sempre. Dunque, quando questo signore, del quale non ricordo il nome, ha detto una cosa, a parer mio, giustissima, e cioè che la cosa più conveniente è quella di cercare di salvare gli ulivi, e laddove la situazione è totalmente compromessa, è solo laddove la situazione è compromessa fare gli impianti, e io sono d'accordo su questo punto. Concordo anche con quanto su tutto quello che ha detto il professor Scortichini, in particolare quando ha fatto notare che anche queste pratiche hanno la necessità di avere un aiuto economico pubblico. Ecco, io vorrei fare osservare questo, io non sono un economista, non sono esperto in materia, ma sempre nella logica del dialogo e della collaborazione vorrei far osservare questo, che molto probabilmente, poi chi è in grado di farlo mi corregga eventualmente, queste cure economicamente sono più convenienti del rimpianto. Quindi il rimpianto va fatto, come diceva questo signore, solo laddove proprio non si può fare altro, e come diceva anche il professor Scortichini, e come abbiamo detto più o meno tutti stasera, se ho capito bene. Ecco, io volevo solo dire un'altra cosa. Per quello che riguarda queste ricerche, io secondo me potrebbe essere estremamente utile se, oltre a fare il monitoraggio della xylella, quindi il dosaggio della xylella prima e dopo, si facesse anche il monitoraggio di altri potenziali patogeni, perché la cicas molto probabilmente la xylella non ce l'aveva, e la probabilità che ci sia questa contemporaneità, insomma, è piuttosto bassa. Quindi secondo me una richiesta sensata da fare nell'ottica della convenienza generale e del dialogo è questo, che le ricerche non siano orientate esclusivamente alla xylella, ma che siano ampliate un po' a tutto. E un'ultima cosa, c'è una esperienza interessantissima che è stata fatta in Texas dal professor Carlos Gonzalez, che pare che stia dando dei risultati eccellenti. Mi domando se il dottore Nardone vuole farsi interprete, anche Cristian che è politico, vuole farsi portatore di questa. Cioè, perché non facciamo una ricerca anche su quel metodo, che è considerato da molti esperti mondiali il più promettente? Ci rivedremo alle prossime presentazioni di altre cure che arrivano a conclusione. Grazie. Grazie Nardone, Gianluca Nardone, e grazie a Marco Scortichini e agli ospiti. Capassi dell'ubalco all'aeroporto, vuoi pensare c'è divertimento, ma stai sempre allegro e contento, e con le fiate te senti molto ucciso, e quando canti sempre culla un carrito.
certi orrori, capo e campano.